Buonasera dallo studio centrale di TV6. Inizia una nuova stagione televisiva con replay nell'ultima giornata della campagna trasferimenti per i calciatori 2015-2016. Alle ore 23 si chiuderanno i battenti al lato hotel di Milano. Colpo per il Pescara che ha acquisito il centravanti del Vicenza Andrea Cocco. 780.000 euro il costo dell'operazione. 780.000 euro alla Vicenza, contratto di 3 anni per il giocatore, un triennale da 280.000 euro. Oltre a Cocco, la notizia verrà ufficializzata nelle prossime ore. Il Pescara ha acquisito anche il difensore argentino Ugo Campagnaro, a giugno 35 anni, ex Napoli e Inter, un altro campione che arriva in riva all'Adriatico. Campagnaro è una vecchia conoscenza del calcio italiano, militato nel Piacenza, nella Sampdoria, 4 anni a Napoli con Mazzarri, 2 anni all'Inter. Sono gli ultimi colpi dell'ultima giornata di calcio mercato che commenteremo insieme, la chiusura alle ore 23. Ovviamente noi seguiremo passo passo tutte le altre operazioni. Vado subito a presentare gli ospiti che ci terranno compagnia, abbiamo diversi collegamenti in esterno. Saluto subito Federico De Carolis. Buonasera Federico, buonasera, ben ritrovato nel nostro studio. Al centro abbiamo il compagno di viaggio Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco, buonasera. Ben rivisto. E poi salutiamo un altro collega, Luca Pennese. Buonasera Luca, buonasera. Buona estate fatta anche a te. Grazie. Andiamo a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Nuova stagione molto importante, appassionante, da seguire soprattutto queste ultime ore di mercato. Ricordiamolo che il mercato chiuderà i battenti alle ore 23, non per tutti, perché le squadre che sono state appena ammesse al campionato dal Consiglio federale di oggi, ovvero l'Ascoli e la Virtus Entella, usufruiranno di una proroga di circa 20 giorni per mettere a punto l'organico in vista di questa esperienza nel campionato cadetto. Ovviamente seguiremo anche le evoluzioni del mercato delle squadre di Serie B, le principali avversarie del Pescara. Qualora dovessero maturare dei colpi importanti, saremo pronti a segnalare il tutto e anche a fare delle irruzioni con l'ATA Hotel, qualora dovessero esserci delle dichiarazioni importanti. A te. E grazie. C'è una nostra troupe in giro per Pescara con il collega Paolo Renzetti, che si trova attualmente nella redazione del quotidiano Il Centro. Eccolo qui in compagnia di Luigi Di Marzio. Buonasera ad entrambi, verremo da voi tra qualche istante. Dunque inizia una nuova stagione televisiva con replay, vi terremo compagnia tutti i lunedì alle ore 21 con i nostri ospiti, con tanti collegamenti, quindi un ringraziamento particolare va all'editore sempre Quintino Pallante, poi a Mauro Di Pietro, ad Alfredo Giovannozzi, a tutto lo staff tecnico e giornalistico di TV6. Allora, direi di iniziare subito con il quotidiano Il Centro, dove c'è Paolo Renzetti in compagnia di Luigi Di Marzio. Ovviamente queste notizie di giornata con Cocco e Campagnaro hanno ricreato un po' entusiasmo tra i tifosi. Paolo, ecco, sei in compagnia di Luigi, che ovviamente è ancora attaccato al suo telefonino. Sì, grazie, grazie Enrico. Buonasera, come dicevi tu, siamo nella sede del quotidiano Il Centro con Luigi Di Marzio, che ringraziamo doppiamente perché questi sono momenti davvero molto impegnativi anche per i colleghi del Centro che stanno seguendo passo dopo passo queste ultime ore di mercato. Luigi, diceva Enrico da studio, due colpi importanti in entrata per il Pescara, l'arrivo dell'attaccante Cocco e di Campagnaro. Tra l'altro Cocco si era detto che poteva difficilmente, nelle ultime ore, e questa era almeno la notizia, difficilmente sarebbe arrivato a Pescara. Che cosa invece è accaduto oggi per far sì che l'attaccante, l'ormai ex attaccante del Vicenza, invece potesse diventare biancazzurro a tutti gli effetti? Innanzitutto buonasera Enrico, buonasera ai,
ai tuoi ospiti. È successo questo, che Cacia oggi pomeriggio intorno alle 2 ha rifiutato Pescara, gli era stato offerto un contratto importante, 290.000 euro, più un bonus di 50.000 euro al quinto gol, quindi diciamo circa 340.000 euro, insomma, come base fissa, e poi con dei bonus a salire. Lui ne voleva 400 con altri bonus per arrivare fino al 500.000 di euro. Il Pescara a quel punto si è fermato. Cacia ha anche innescando anche la rabbia di Pantaleo Corvino, che è il direttore sportivo del Bologna. A quel punto è entrato in scena Mario Giuffredi, che è l'agente di Cocco. Il Pescara ha riaperto la trattativa, c'è stata la prima offerta più bassa rispetto a quella poi che il Pescara ha versato nelle casse del Vicenza, ovvero 500.000 di euro, con un rilancio a 700.000 euro. Cristallini, il direttore sportivo del Vicenza, ha accettato subito l'offerta. Serviva l'ok di Pasquale Marino, che nel frattempo stava per iniziare l'allenamento a Vicenza con la squadra. Finito l'allenamento c'è stato il via libera di Pasquale Marino per la cessione di Andrea Cocco. Noi siamo riusciti anche ad intercettarlo, e domani potete leggere anche la sua intervista sul giornale in edicola a domani. E il Pescara ha preso Cocco, che è il nuovo bomber, insomma, che dovrà portare gol e sostanze in attacco al Pescara. Luigi, ti chiedo, è l'attaccante giusto per il Pescara Andrea Cocco? È l'attaccante che fa al modulo del Pescara, oppure può definirsi una seconda scelta, anche perché Boacì era comunque il nome che era stato fatto dal tecnico biancazzurro? Ma io credo che anche Andrea Cocco è il nome è uno dei nomi, insomma, che aveva fatto Massimo Oddo. Chiaramente Boacì era la prima scelta. Cacia, secondo me, poteva essere un'operazione importante da impostare per la squadra, ma poteva dare anche entusiasmo alla piazza anche in termini di abbonamenti. Comunque è un attaccante che fa sempre gol, è un attaccante che in B fa la differenza, però alla fine non sono riuscito a trovare l'accordo. Io credo che Cocco sia un buon acquisto. Lui si è espresso benissimo l'anno scorso con un allenatore, a mio avviso, bravissimo come Pasquale Marino. Dobbiamo vedere anche se a Pescara potrà replicare la sua fantastica stagione che, insomma, ha fatto a Vicenza quest'anno. Prima di dare la linea allo studio per le domande, ti chiedo, per la difesa Campagnaro è stato il classico nome a sorpresa, non era stato fatto in questi giorni e invece è uscito fuori dal cilindro dei dirigenti biancazzurri. A noi hanno detto che è una trattativa che stavano portando avanti sotto traccia da un bel po' di tempo, calcolando che l'agente italiano di Ugo Campagnaro è Alessandro Moggi, che è il socio di Aleandro Mazzoni, che tra l'altro è anche il procuratore di Ezechiel Lavezzi. Hanno trovato l'intesa nel pomeriggio, ci hanno lavorato in precedenza anche per trovare un'intesa. Mi risulta che Campagnaro sta arrivando in Italia, comunque è qui. Però è un'operazione che non è stata ancora chiusa, ovvero il Pescara ha offerto un anno con l'opzione per il secondo, il rinnovo automatico avverrà in caso di promozione in Serie A. Campagnaro chiaramente non è un giocatore giovanissimo, ha 35 anni, però in Serie B può far davvero la differenza. Io credo che sia un gran colpo che ha messo a segno il Pescara. Allora io restituirei la linea allo studio per delle domande o delle considerazioni, Enrico, con i tuoi ospiti. Proprio questo, perché il mercato sta per terminare, vorrei chiedere proprio a Luigi un commento generale su questi lunghi mesi, perché ormai credo che le cose non possono cambiare radicalmente nelle ultime ore. Certo, in società si sta lavorando ancora per alcune dismissioni, le cessioni di vari Nielsen, Milicevic all'Aquila, poi ci sono altre operazioni, per esempio Barbuti è stato ceduto in prestito al Lumezzane, il portiere Pigliacelli ha rescisso il contratto con il Frosinone, ha firmato un nuovo contratto di 4 anni con il Pescara, che lo ha già girato in prestito alla Pro Vercelli. Ecco Luigi, quindi ti chiedo in linea di massima qual è la tua valutazione su questa campagna trasferimenti. C'era stato il momento molto difficile dopo la decisione di Salamon, credo che in queste ultime ore si sia un po' riabilitato il mercato della società biancoazzurra. Io do un 7 pieno al mercato del Pescara, do un 7 pieno perché comunque sono state fatte delle ottime operazioni. Chiaramente il Pescara con le cessioni ha incassato circa 10 milioni, ne ha spesi quasi 2, perché se consideriamo il milione per Zampano e 700.000 euro per Cocco.
però comunque è stato fatto un mercato a mio avviso importante. Do un 7 pieno, io penso insomma che il Pescara si colloca tra le prime 5 squadre di questa Serie B. Io avevo grossi dubbi sul pacchetto difensivo, credo che l'arrivo di Campagnaro possa dare una grande mano, poi bisogna vedere anche le condizioni fisiche di Campagnaro. Eccolo, Luigi, prima di salutarci, perché poi resteremo nella redazione del centro per sentire anche un altro collega, parlo di Rocco Goletti, c'è dallo studio qualche amico, Francesco Di Francesco, che voleva chiedere qualcosa a Luigi Di Marzio, ovviamente da casa chi ci segue, se notate quei 10 secondi di silenzio sono ovviamente relativi al segnale via satellite con le varie location con le quali siamo collegati. A te Francesco. Luigi, un saluto a te e a Paolo Renzetti. Senti, le maggiori garanzie, va bene che poi è sempre il campo che ci dice se il mercato è stato fatto bene, se i dirigenti sono stati bravi, se l'allenatore è bravo o no, basta pensare a quello che è successo negli ultimi anni, non è necessario andare tanto lontano, ma io ti chiedevo se alla luce di questi ultimi acquisti e soprattutto alla guida del Pescara affidata a Massimo Oddo, il maggior ottimismo ti viene dalla costruzione della squadra, da questi ultimi due acquisti che sono due super acquisti a mio modesto avviso, o soprattutto dalla conferma, dalla guida tecnica affidata a Oddo? Guarda, un po' tutte e due le cose. A me per esempio piace tanto il centrocampo del Pescara, credo che sia un centrocampo ben assortito, credo che il Pescara abbia fatto un grande colpo prendendo Valoti, quindi credo che questa sia l'operazione da mettere al primo posto per quanto riguarda il mercato del Pescara. Massimo Oddo ha dato comunque dimostrazione di valere la B in quello che ha fatto, insomma, quello che ha fatto l'anno scorso. Chiaramente adesso parte dall'inizio e bisognerà vedere se quando si accenderà il semaforo verde poi sarà in grado di rimanere nelle prime 4-5 posizioni. Io mi auguro di sì, però insomma io credo che il Pescara ha perso due grandi giocatori come Melchiori e Bjarnason, però ha fatto degli acquisti che hanno alzato parecchio il tasso tecnico a questa squadra. Io sono moderatamente fiducioso. Ecco, allora Luca Pennese e poi Federico De Carolis faranno una domanda a testa a Luigi Di Marzio, che poi saluteremo perché ovviamente è tanto il lavoro da svolgere ancora in redazione. A te Luca. Ciao Luigi, io semplicemente volevo chiederti, sei già pronto a chiudere il tuo pezzo o aspetti ancora un'ora e mezza per vedere se c'è qualche colpo dell'ultimo minuto? Tu dici questo ovviamente dopo quanto è accaduto con Salamon, no? Giustamente. Io sono un romantico, quindi spero sempre nel colpo a sorpresa, quindi il mio pezzo non è, la pagina è ancora bianca, quindi aspetterò ancora un'ora e poi vedremo che cosa succederà al rush finale, anche perché il Pescara adesso ha 19 giocatori in lista, diciamo, di quelli senior, quindi dovrà fare una cessione. Secondo me se dovesse fare due cessioni, a quel punto potrebbe anche arrivare qualcun altro. Tra l'altro mi risulta che questi minuti si sta trattando anche, ecco una notizia degli ultimi minuti, si sta trattando la rescissione di contratto di Matti Ludnilsen. Il danese potrebbe rescindere e addirittura potrebbe tornare in Danimarca. E poi si proverà a piazzare Vittorio Esposito qualora dovesse uscire qualche buona offerta dalla Lega Pro, calcolando che Esposito è anche infortunato. Ecco, invece di far fare la domanda a Federico De Carlos, perché poi vorrei sentire il suo parere, chiedo, e dopo lasciamo Luigi Di Marzio, se possiamo dare per ufficiale, anche se l'ha parlato di un probabile ritorno di Pasquato, ma Pasquato va in Spagna all'Alaves, ti risulta Luigi un'operazione già definita? Oh. Sì, Andrea Costantini chiede la linea. No, proprio sì, io non so se conferma Luigi Di Marzio, perché sul sito abbiamo trovato un interessamento del Livorno per Pasquato, ora non so se magari è ancora più aggiornato Luigi su Pasquato, ed era interessante perché Livorno sarebbe il primo avversario del Pescara, quindi Pasquato potrebbe ritrovarsi da fresco ex contro i suoi ex compagni. Solo una curiosità questo, perché non è che poi questo
questa operazione sia fondamentale per il Pescara. Luigi, a te cosa risulta? Guarda, io ho parlato poco fa con i colleghi del Tirreno di Livorno, mi dicevano che alle 9 c'era un appuntamento con l'agente di Pasquato e il Livorno, però insomma lui potrebbe scegliere l'estero come nuova esperienza, una scelta di vita, però ecco alle 21 c'era un appuntamento, quindi fino alle 23, fino a quando non ci sarà il gong finale, secondo me bisogna stare molto 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 attenti, quindi insomma calcolando che il Livorno nelle ultime ore ha perso sia Antonini che Cazzola, non sono stati presi nessuno dei due, quindi bisognerà vedere poi cosa succederà, però attualmente la soluzione spagnola è molto calda. Poi, allora chiudiamo con Francesco Di Francesco per l'ultima domanda a Luigi Di Marzio e poi sentiremo anche Rocco Coletti. Vai Francesco. Luigi, hai detto il Pescara tra le prime 4-5, le altre secondo te quali sono a oggi? Perché poi abbiamo detto prima il campo dirà chi ha fatto bene e chi ha fatto male, però ecco a oggi, anche se mancano un paio d'ore anche di meno la chiusura del mercato, quali sono le squadre meglio attrezzate, escludendo se mi permetti il Cagliari, perché mi sembra che sia quasi di un altro pianeta. No, il Cagliari, ma sì, il Cagliari sicuramente è la squadra favorita, quindi credo che, però anche l'anno scorso il Bologna doveva essere la squadra favorita, alla fine abbiamo visto come è andata in B. Io punto sul Cesena, ma anche sullo Spezia, anche il Vicenza, che secondo me ha il valore aggiunto in panchina, credo che siano questo, lo stesso Perugia. E secondo me la Ternana potrebbe essere una buona outsider. Luigi, noi ti ringraziamo, buon lavoro, sempre puntuale e preciso nei suoi interventi. Grazie a Luigi Di Marzio, restiamo nella redazione del centro perché avremo un altro tuo collega. Grazie, buon lavoro a Luigi Di Marzio. Allora, Enrico, intanto chiedo a Federico De Carlis, che è rimasto finora in silenzio. Enrico, tra poco andremo da Andrea Costantini. Sì, Andrea. No, volevo dire quella curiosità su Pasquato, ora ne abbiamo già parlato, per mettere un po' di altra carne al fuoco, visto che sono giocatori che sono orbitati nel Pescara. Maniero, lo si sapeva, ma ora è ufficiale, è un attaccante del Bari, mentre è notizia di circa un'ora e mezza fa Alfredo Donnarumma ha lasciato il Teramo e si è accasato alla Salernitana. Anche questa operazione è ufficiale, inizia il fuggi in parte di alcuni giocatori del Teramo dopo la mancata Serie B, e Alfredo Donnarumma dunque ha lasciato il Teramo, cui era legato da un contratto triennale, ed è un nuovo attaccante della Salernitana che giocherà contro il Pescara alla quarta giornata all'Adriatico. Bene, poi c'è da segnalare la cessione di Caputo dal Bari all'Entella, di Maniero al Bari. Allora Federico, è stato soprattutto un mercato caratterizzato da questo giro di attaccanti, Melchiorri che dal Pescara passa al Cagliari, Maniero che va al Bari, Caputo all'Entella e poi ecco Cocco che arriva a Pescara. Questa operazione può essere la più importante di quelle fatte dal Pescara? Ma io non penso, perché Cocco è stato per l'anno scorso, speriamo che si ripeta l'anno prossimo segnando qualche altro gol, non è stato mai inferiore agli altri nomi, a Maniero e agli altri, cioè i gol alla fine sono quelli, chi li segna è sempre bravo, quindi secondo me il Pescara è questa la politica che ha fatto sempre e questa la politica che continuerà a fare. Io per esempio sono un po' appiccicato con un tifoso perché diceva che la cessione e la perdita di Salomon poteva essere... Salomon è un giocatore come gli altri, è un giocatore di Serie B, non è un fuoriclasse difensivo tipo Nesta di tempi belli o Romagnoli che ha acquistato il Milan e che promette di essere... Cioè tu dici tutti sono utili ma nessuno è indispensabile. Campagnaro, insomma Campagnaro non è... Però attenzione, per Campagnaro manca ancora l'ufficialità dell'operazione. Vabbè, la daranno, ma non è... tra Campagnaro e Salomon preferisco mille volte Campagnaro. Insomma alla fine questa società non è che abbia fatto delle grandi cose, ma non ha fatto neppure dei grandi errori. Secondo me sarà la squadra che il Cagliari ha fatto un'offerta. Vabbè, il Cagliari può fare tutte le offerte che vuole, ma il Pescara ha fatto bene a comportarsi come si è comportato. Quello voglio dire, ossia l'offerta del Cagliari era talmente elevata che forse il Pescara non poteva competere. Non è che ti sveni per Salomon, tu ti puoi svenare per un Romagnoli che nessuno conosce, magari che è bravo, che sta in Serie C o in Serie D, dovunque sia, e c'è la concorrenza di un'altra squadra come te.
Per il resto mi sembra che... Cioè, per esempio, Cocco è stato un bel investimento. È un bel investimento, un ottimo acquisto. E, boh, dopo si sa che il campionato dirà sì o no all'investimento e all'acquisto, però in linea di massima un giocatore... Siccome si era parlato anche di Cacia, perché oggi Cacia, come ci ha confermato Luigi Di Marzio... Cacia lo conosco bene. Però a 32 anni poi voleva molto di più. Tra Cacia e Cocco, meglio Cocco. È meglio Cocco, perché tra Cacia e Cocco, Cacia sarebbe stato il classico giocatore fischiato dal pubblico pescarese dall'inizio alla fine, perché è un giocatore... che è vero che segna, ma sta sempre immobile nel campo e dà la sensazione di essere assente completamente. E poi ci vogliono anche le motivazioni, no? Sì, ma uno che ha 32 anni adesso vuole l'ingaggio e va a giocare comunque i campi per l'ingaggio. Da mettere in evidenza che Cacino non è l'ultimo degli arrivati, no, perché ci mancherebbe. I gol li ha sempre fatti. Bisogna, a 32 anni bisogna vedere se si comporta come l'anno scorso oppure se comincia a flettere la sua forma. Ecco, prima di andare da Andrea Costantini, che ora ci riepilogherà anche le principali operazioni in Serie A, perché ce ne sono state tante. Luca, ti chiedo, ora, meglio Cocco che Cacia, meglio Campagnaro che Salomon? Sì, in entrambi i casi sì, sia meglio Cocco che Cacia, per un semplice motivo: per Cocco Pescara può essere un passo avanti termine di storia, di blasone, con tutto il rispetto per gli amici di Vicenza, credo che la storia delle due compagini dipenda dalla parte del Pescara, mentre rispetto a Bologna ovviamente il Pescara qualcosa poteva essere un passo indietro per Cacia. Quindi a livello motivazionale per Cocco Pescara è una piazza importante, credo, non l'ho sentito, ma credo che l'abbia accettata con grande entusiasmo. Campagnaro io credo che sia un giocatore che in B può fare la differenza. Io credo che il tallone d'Achille del Pescara degli ultimi 4 anni sia stata la difesa, un elemento con l'esperienza di Campagnaro in B può giocare con un piede solo anche se ha 35 anni. Credo che sia Francesco, la stessa domanda sui due ruoli. Sì, sono d'accordo, però non il parallelo tra Cocco e Cacia lo si può fare, meglio uno o l'altro, certo. Si può discutere infinito. Tra Campagnaro e Salomon non si può fare per il semplice motivo che Campagnaro c'ha 35 anni e Salomon comincia è giovane, non un giovanissimo, ma è giovane. No, Salomon già ha giocato, già dimostrato, ma io non parlo di Salomon perché, ripeto, per quello che so io, ma per quello che sanno tutti, l'offerta del Cagliari era irrinunciabile per il ragazzo e credo che il Pescara non potesse andare dietro ieri sera, al gioco a rialzo aveva del contattato del Cagliari. Zaccardo, perché ci ha provato anche Oddo a convincerlo. Zaccardo oggi si è accasato al Carpi, ma va bene, meglio Campagnaro che Zaccardo. Meglio Campagnaro che Zaccardo, a mio modesto avviso. E tu dici, ma allora com'è? A Carpi non capiscono il calcio. È un giocatore che fa della garra, come dicono gli argentini, una delle sicurezza migliori, quindi può trasmetterla al suo compagno di reparto, al Zubaric della situazione, o a chi li serve. Zaccardo lo vedo un po' più... Ricordiamo ogni istante che Campagnaro ancora non è ufficiale. Certo. Se però Campagnaro non crolla e dà un rendimento, non dico assai, ma al 60-70% dell'anno scorso o di 2 anni fa, il Pescara ha vinto un terno all'otto. Quindi meglio lui che Zaccardo? Sì, meglio lui che Zaccardo, meglio lui che Salomon. Allora, nell'operazione del Vicenza è stato inserito anche il giovane biancoazzurro Francesco Ranieri, classe 98. Da ricordare poi che c'è stata la cessione di Čosić all'Empoli, Empoli che oggi si era aperta una maxi operazione che prevedeva anche Caprari e Vukušić, poi non se ne è fatto più nulla. Si era parlato anche del difensore Fabbro dell'Avellino, alla fine è spuntata questa ipotesi Campagnaro. Ma ora... Quindi Čosić con l'Empoli in Serie A, l'anno scorso ha vinto il campionato con il Frosinone. Frosinone, dando un grosso contributo. Allora, Andrea Costantini, a Pescara non andava bene. Aspetta, dopo lo chiediamo agli altri amici. Andrea Costantini, invece, ci fai un riepilogo quando manca un'ora e mezza delle maggiori operazioni in Serie A, soltanto per chi non ha seguito la giornata da tutti i canali. Beh, Enrico, diciamo che l'Inter, dopo l'ottimo inizio di campionato, 2 vittorie su 2 partite, sta anche finendo bene a livello di ingressi in rosa, perché è da poco ufficiale l'arrivo di Felipe Melo dal Galatasaray, centrocampista brasiliano, ed è sostanzialmente fatta, si aspetta solo l'ufficialità per l'arrivo dell'attaccante Adem Ljajic dalla Roma. Per quanto riguarda la Juventus, oggi le visite
visite mediche per Lemina che arriva dall'Olympique Marsiglia, ma il colpo del pomeriggio è stato Hernanes, l'arrivo di Hernanes dall'Inter. Poi un altro colpo importante è stato piazzato dalla Fiorentina, che si è aggiudicata dal Borussia Dortmund le prestazioni di Jakub Błaszczykowski, un esterno d'attacco polacco che per anni ha giocato appunto nel Borussia Dortmund ed è un altro degli acquisti a sensazione di questo pomeriggio. Si sta muovendo anche il Napoli, che dovrebbe ufficializzare a breve l'arrivo di Soriano dalla Sampdoria. Anche in questo caso si attende soltanto l'ufficialità, ma la situazione si sta sbloccando. Comunque, sul fronte della Serie A queste sono le operazioni principali che sono andate in cosa porto. Cosa può succedere? Cosa si dice? Cosa bolle in pentola per quest'ultima ora e mezza? Allora, intanto un'altra operazione, magari un po' meno importante, ma la diamo, il prestito di Alessandro Matri alla Lazio, Matri che lascia il Milan. Sul fronte delle prossime operazioni, come detto, gli Aic all'Inter è quasi fatta, c'è stata una mezza conferma di Ausilio, uno dei massimi dirigenti dell'Inter, però si attende ancora l'ufficialità. Ora sto leggendo in questo momento ufficiale, Andreolli in uscita dall'Inter va al Siviglia, si aspetta l'ufficialità anche di Soriano, uscita anche per Schelotto che lascia l'Inter e va in Svizzera al Sion. Al momento queste sono le operazioni principali. Poi se ci aggiorni anche su altre operazioni in Serie B per le squadre maggiori. Perché ecco, a proposito Enrico, non l'abbiamo fatto, lo diciamo ora, non l'abbiamo fatto in precedenza, la Virtus Lanciano ha piazzato quattro colpi quest'oggi dal Teramo, abbiamo parlato di questa fuga di alcuni giocatori, dal Teramo arrivano... Allora Andrea, scusami, intanto prima di dare questa notizia avviso la regia di collegarsi con Lanciano, con Alessio Giancristoforo. Vai Andrea. Sì, praticamente dalla Virtus, dal Teramo arrivano il difensore centrale Michele Rigione, ex Catanzaro, era arrivato proprio quest'estate al Teramo, e poi arriva anche l'esterno nativo, originario di Pescara, ex Pescara ed ex Teramo, Luca Di Matteo, che sono stati firmati nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio la firma anche dell'attaccante Haiwat, che arriva dal Carpi in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, giocatore olandese, classe 96. Un attaccante, e poi con la stessa formula arriva il difensore classe 95 croato Riccardo Bagadur, dunque dalla Fiorentina, un bel nucleo di giocatori per rinforzare la squadra del tecnico Roberto. Bene, hai anticipato tutte le notizie che ci dà adesso Alessio Giancristoforo, che ovviamente è impegnato per un giorno molto più importante per lui, quindi gli facciamo in anticipo gli auguri. Alessio, allora ci riepiloghi questa giornata anche per la squadra di D'Aversa. Buonasera Alessio. Buonasera a te Enrico, buonasera a tutti gli ospiti e grazie. Andrea ha detto tutto, però manca la ciliegina sulla torta. Il portiere, ormai accantonata l'idea di Gomis, che appunto si è accasato in un'altra squadra, si tenta di concludere. Leone avrà poco più di un'ora e mezza per poterlo fare, o Terracciano o il sogno dell'estate, l'elemento più inseguito, che è Alessio Cragno. Dunque da definire i pali. Frentani ha ancora 90 minuti a disposizione, Luca Leone. Quindi si è parlato appunto, come detto, di Terracciano, si è parlato di Cragno, si è parlato anche di un ritorno degli ex Farelli o Guarna. Insomma, bolle qualcosa in pentola per quanto concerne il portiere. Poi i nomi li ha detti Andrea, oggi giornata prolifica, Michele Rigione che completa certamente il pacchetto difensivo, poi Luca Di Matteo, ma probabilmente gli elementi sui quali si concentrano più attenzioni sono quelli del finale di questo pomeriggio, l'olandese Iwat che appunto arriva con la formula del prestito dal Carpi. Ecco, c'è qualche problema probabilmente con il segnale, vai Alessio, stiamo rivedendo, sì, ok, tutto ok. Sulla corsia, sì, probabilmente lui è un
Allora, linea un po' disturbata, torneremo da Alessio Giancristoforo tra qualche istante. Insomma, anche il Lanciano sta costruendo, anche se in ritardo, la sua squadra come fa ogni anno, no? Il direttore sportivo molto bravo. Molto bravo, certo, Luca Leone, poi ha preso anche elementi di esperienza, perché Pucino, Di Matteo non sono alle prime armi, anzi sono elementi di categoria, no Francesco? Di Matteo quest'anno ha fatto un grosso campionato, anche se a fasi alterne, ha dato un grosso contributo a Teramo. Rigione non lo conosco, ma devo dire che ora, al di là di tutte le vicende chiare, poco chiare, pulite o poco pulite, ognuno si faccia la sua idea, mi fido ciecamente sul piano della competenza calcistica nella scelta dei giocatori di Giuseppe, perché negli ultimi 4 anni a Teramo credo che non abbia sbagliato un acquisto. Poi secondo i giudici ha sbagliato a fare qualche altra cosa. Non è secondo i giudici. Vabbè, no, restiamo sul discorso Lanciano. Sì, restiamo sul discorso Lanciano. Esatto, e sul discorso Lanciano, quindi deve essere un buon giocatore. Di Matteo è uno che ha giocato in Serie B, ha le sue presenze a Lecce l'anno di Cosmi, quindi sulla fascia, sia in fase difensiva che in fase, soprattutto in fase propositiva, offre buone garanzie. Oh, a proposito, tu prima hai detto facciamo gli auguri, ma diciamolo, perché facciamo gli auguri, certo, a Alessio. Vabbè, ce lo dirà lui. E li facciamo tutti, perché sta per... Sei tornato, Alessio? Sei tornato in linea? Quindi sì. Lo diciamo, Alessio, auguroni, auguri. Auguroni di cuore. Grazie, grazie. Volevi concludere col discorso delle operazioni, perché poi gli auguri finali ce li faremo alla fine della trasmissione. Li faremo. L'ultimo giocatore da menzionare è Riccardo Bagadur, che arriva, e anche questo è un elemento giovane ma che va a completare il pacchetto difensivo. Centellinato il mercato frentano, vediamo il colpo del portiere, qualche malumore sulla piazza, anche questo sbottamento di D'Aversa il 16 di agosto in conferenza stampa, ma gli arrivi, seppur con il treno dell'ultimo minuto, ci sono stati, dunque credo che si sia ritrovata piena armonia tra dirigenza e Roberto D'Aversa, che lo abbiamo sentito un po' così turbato proprio dopo il Ferragosto per qualche turbolenza di mercato. Si parlava anche di una partenza di Piccolo e di Paghera, che come ben sapete sono due colonne della Virtus Lanciano. Tutto questo è stato scongiurato, dunque non ci resta che aspettare. Bene, allora andiamo a Milano intanto da Luca Cilli per sentire qualche operazione quando manca 1:27. Luca Cilli da Milano. È stato depositato anche il contratto del trasferimento di De Col, ex giocatore di proprietà dell'Atalanta, che passa dunque al Cesena. Cesena che continua a fare una grande campagna acquisti. De Ceglie va all'Olympique di Marsiglia insieme alla Mela. Abbiamo detto dell'ufficialità del prestito di Matri, che dunque lascia il Milan ed approda alla Lazio. Mancano esattamente 1:27:10 secondi. Ho sbagliato io a dire 1:27, una lunghissima sessione estiva di calciomercato. Grazie. Bene, a Luca Cilli. Allora torniamo in studio, questa era la diretta anche su Sport Italia. Allora, non vedo ancora l'altro collegamento con il quotidiano del centro, allora andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio ancora con i nostri ospiti, andremo avanti oltre le ore 23, a tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze. Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau.
è un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare, è immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande Punto alla Croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Torniamo in diretta, sono le 21:38 minuti, tra poco altri collegamenti dalla postazione del centro. Vedo Paolo Renzetti, non so se ci ascolta. Paolo, hai qualche collega lì vicino, così completiamo il collegamento con il centro. Possiamo andare già in diretta con le immagini perché è tutto live. Paolo, ci vedi? Sì. Sì, guarda Enrico, vi vedo. Rocco Coletti è stato al telefono per un quarto d'ora proprio per motivi di lavoro, ha detto di pazientare ancora qualche secondo, sta arrivando, quindi se possiamo attendere un attimo poi ascolteremo anche Rocco Coletti e poi ci trasferiamo. Eccolo qui, dunque in diretta Enrico, l'arrivo del collega Rocco Coletti, che ovviamente è super impegnato come il collega Luigi Di Marzio. Buonasera. Eccolo qui. Buonasera Rocco, credo Enrico ci ascoltiate. Certo, buonasera Rocco, buonasera. Buonasera a te, buonasera agli ospiti, buonasera a tutti. Allora, brevemente Rocco, perché questi sono momenti per voi delicatissimi, Luigi Di Marzio ha dato un bel set al mercato del Pescara. Queste operazioni, Campagnaro e Cocco, come le possiamo inquadrare? Sono due rinforzi sulla carta che dovrebbero andare a puntellare un organico di medio-alta classifica, una squadra che dovrebbe lottare per traguardi abbastanza prestigiosi, diciamo playoff, come direbbe Oddo, puntiamo a vincere e quello che verrà. E sulla carta sono due buoni puntelli, Koch, un bel centravanti, l'abbiamo visto l'anno scorso, è uno che ha fatto molti gol, ha fatto anche bei gol. Campagnaro, al di là di quello che possono essere le incognite sullo stato fisico, è comunque un giocatore di esperienza, un giocatore che ha fatto
fatto Champions, ha fatto gare internazionali, ha giocato con squadre che hanno fatto la storia, ha vestito la maglia della nazionale argentina, quindi lui non ha bisogno di presentazioni. Se viene a Pescara, penso, spero venga motivato e soprattutto sia integro fisicamente. Ti chiedo, prima di dare la linea ai colleghi in studio per qualche domanda, da qui alle 23 in un'ora e 20 secondo te cosa potrà accadere e se ci potrà essere, per le notizie che hai, il colpo ad effetto o un ulteriore arrivo clamoroso in casa Pescara, oppure il grosso è stato fatto già? Guarda, col mercato non si può dire nulla, nel senso che c'è da attendersi sorprese da un momento all'altro, però per esperienza, per tradizione, l'ultima ora non riesce a fare chissà che cosa, ecco. Vale per il Pescara, ma vale per qualsiasi altra squadra. Però ti devo dire una cosa, anche il mercato di Serie A quest'anno ha fatto registrare molti più colpi nell'ultima giornata di trattative. In passato le grandi squadre arrivavano all'ultimo giorno con gli organici già definiti, con il più del lavoro che era già stato fatto. La Juve, che è costretta a prendere il giocatore di qualità che le serviva, l'ha fatto l'ultimo giorno di mercato, è indicativo. L'Inter, che è andato a prendere tre giocatori l'ultimo giorno di mercato, è indicativo di un trend che è cambiato rispetto agli ultimi anni. Però ecco, di solito le operazioni vanno a cascata dalla Serie A fino a sotto, non penso che ci sia tempo per ulteriori colpi particolari, ecco. Enrico, io restituisco la linea allo studio, non so se avete domande. Chiederei a Rocco la stessa domanda che abbiamo fatto un po' agli ospiti. Agli ospiti abbiamo chiesto, allora, meglio Cocco o Cacia, meglio Campagnaro o Salamon? Questo è proprio per fare un giochino, perché ora dobbiamo anche sdrammatizzare, siamo proprio alle battute finali del mercato e quindi possiamo fare anche questo tipo di discorsi. Rocco? Allora, stiamo giocando, giochiamo. Salamon, che ho visto all'opera negli ultimi mesi della passata stagione, non lo cambierei con nessun altro giocatore diciamo di Serie B, per un campionato di Serie B a buon livello. E diciamocelo francamente, Salamon al Cagliari è una grossa ingenuità degli operatori di mercato del Pescara. Siamo pienamente d'accordo. Va detto, come va detto che il Pescara ha fatto un bel mercato in uscita, ha saputo valorizzare le risorse, ha saputo valorizzare i giovani che ha cresciuto in casa, mi riferisco a Brugman e a tanti altri, li ha venduti bene, ha fatto benissimo. Però sulla storia di Salamon, scusate, dobbiamo essere corretti prima di tutto con noi stessi e dire che è stata una clamorosa ingenuità. Per il resto, mi dicevi Cocco o Cacia, o comunque Melchiorri soprattutto. Melchiorri, dopo il campionato che ha fatto l'anno scorso, non è che potevi trattenerlo più di tanto. Ecco, se il giocatore che ti ha fatto tanti gol, che ti ha dato tanto, ti chiede di andare via, mi metto anche nei panni del presidente e lo assecondo. Cocco, Cacia, ti dico, dipende molto da come vorrà giocare, Oddo. Cacia gli devi portare il pallone in area. Cocco, secondo me, può giocare anche con la squadra, con le sponde, sfruttare un attimino il fisico. Ecco. Però ripeto, Cacia in Serie B, se gli porti il pallone in area, è letale. Cocco comunque è comunque un buon centravanti. Allora, l'ultime domande, una di Francesco Di Francesco e una di Luca Penese, poi salutiamo anche Rocco Coletti. Vai Francesco. Rocco, ben risentito, ti dico subito, non mi rispondere, lo leggi domani perché domani lo leggo lo stesso, ma l'ultimo quarto d'ora con chi sei stato a parlare al telefono, che interviste, che qualche nome, che ne so? E poi lo Luca sai, Penese. Che sono curioso proprio in un modo. Vai Luca, anche tu la domanda. Sì, intanto io lo saluto Rocco, è un po' che non ci vediamo, ti trovo ringiovanito Rocco, e domani, stanotte ti aspetta un duro lavoro. La stessa domanda che ho fatto a Luigi, chiuderesti adesso il giornale per andare a dormire prima? Non ho ben capito. Diceva Luca Pennese, se ho capito, chiuderesti prima le pagine per andare a dormire, per risparmiare qualche oretta di sonno?
No, guarda, veniamo tutti i colleghi della redazione da un tour de force di diversi giorni tra il caso Teramo, gli ultimi giorni di mercato, abbiamo sempre chiuso tardissimo, quindi non è un problema, siamo abituati. Con chi sei stato al telefono l'ultimo quarto d'ora? Se è vero che sei stato al telefono, se no vuol dire che hai detto una bugia, Paolo, No, ti spiego Francesco, intanto colgo l'occasione per salutarti, sono stato al telefono con un operatore di mercato, però se faccio il nome in questo momento... Salta la trattativa. No, il suo presidente lo licenzia subito. E allora non lo dire. Meglio non quindi devo tutelare la fonte. Va bene. Grazie ciao, a Rocco Coletti, a Paolo Renzetti. Paolo adesso andrà in altre location in città per sentire altri personaggi. Grazie a Rocco Coletti e a Paolo Renzetti. Allora, torniamo. Sì, Andrea Costantini. Enrico, no, a livello di Serie B, salta il trasferimento di Buchel al Novara, avrebbe ritrovato il suo ex tecnico Marco Baroni, perché Buchel è un nuovo giocatore dell'Empoli che sembrava aver lasciato perdere la trattativa con il giocatore austriaco ex Lanciano, ma poi all'ultimo momento ha ripreso questa trattativa e ha bruciato proprio il Novara, che si è riscattato prendendo il difensore Fabrizio Poli, che lo scorso anno è stato tra i protagonisti della ascesa in Serie A del Carpi. A te. Grazie. Allora, Federico De Carlis, prima Luigi Di Marzio ci parlava delle squadre che si sono rinforzate, ovviamente tutti indicano il Cagliari come la nuova corazzata di questo campionato. Sei d'accordo o no? Beh, il Cagliari ha fatto una grossa squadra, ha fatto degli investimenti consistenti, ha un presidente ambizioso, vuol fare dimenticare Cellino, quindi... È difficile far dimenticare Cellino a Cagliari. Molto difficile. Tuo vecchio amico. Sì, è un mio amico. Però questo può riuscire sicuramente a portare il Cagliari dalla B alla A, e può riuscirci in un anno, anche perché Cagliari è sempre stato visto con molta simpatia, un po' a tutti i livelli, poi è un'isola, ha bisogno di una squadra di Serie A. È un'isola che è cresciuta tantissimo sul piano turistico, adesso non può tornare indietro sul piano calcistico con il monumento vivente che si chiama Gigi Riva e che ha scelto proprio di vivere per sempre. Allora chiedo a tutte e tre, molte società, anzi quasi tutte, si sono ridotte all'ultima giornata per completare le squadre, dalla Roma, dalla Juventus all'Inter, fino a cascata, fino alla Serie B, alla Lega Pro. Ma pensate veramente che i prezzi si abbassino nelle ultime ore? Ad esempio il Pescara aveva nel mirino è Cocco, però pur prendendolo oggi ha dovuto sborsare sempre 780.000 euro, 750 adesso, ma per un giocatore che ha segnato 20 gol l'anno scorso non no, non dico che è troppo elevata, se si poteva fare anche una settimana fa, oppure uno ha sperato di tirare qualcosa per portarlo a casa o no? Io credo che quei soldi siano stati ben spesi, anche perché Cocco nel momento in cui a Pescara e con Oddo può riuscire nell'impresa, segna invece di 20, segna 25 gol, quei soldi li riavrai l'anno prossimo se vuoi cederlo. E quindi e ritieni anche che siano pedine giuste in un mosaico ricco di giovani come Verre, Mandragora, Torreira, c'è un mix. Pescara quest'anno c'è un allenatore che secondo me, se non sbaglio, conosce molto bene i giocatori perché li ha lasciati da poco. Sì. Però la squadra è cambiata un sì, po'. Ma sa per esempio se Campagnaro è in grado di renderli o di non rendere, se Campagnaro non sarà certo ai livelli di Napoli o di Inter, però è Campagnaro. Quindi Oddo l'avrà valutato, a 35 anni avrà stabilito che può giocare e bene in Serie B. La garanzia per questo Pescara secondo me è Oddo. A prescindere dai protagonisti che arrivano, si sarebbe opposto, come ha detto, mi pare che abbia detto, non so se sono stati solo i giornali, Vukovic non mi serve, mi pare che l'abbia detto all'inizio. Beh, proprio in questi termini no, però Vukovic è sempre sul mercato perché ha poche richieste poi. Quindi non c'ha pelle sulla lingua, è uno che sa giudicare, giudica. Certo, secondo le convenienze del Pescara, ma anche secondo le convenienze sue, perché un Oddo che non riesca a far bene a Pescara è un Oddo, insomma, che qualcosa personalmente ci rimette. Ecco, ricordiamo anche le cessioni di Rossi alla Salernitana, c'è Pesoli che non sappiamo se è ufficiale il trasferimento
a Catania, anzi vorrei avere conferme anche da Andrea Costantini, perché in queste ore si sta lavorando in sede per le cessioni di altri elementi, perché Oddo non vuole una rosa ampia, e voi siete d'accordo su questo? Cioè ampia nel senso non 40 giocatori. Devo dire 40 giocatori li puoi sopportare e reggere se stai in Serie A e c'è gli impegni a livello europeo, e anche perché poi c'è la Coppa Italia, ma se sei tra l'altro una squadra, una società ambiziosa, e tra l'altro secondo me non esiste un allenatore al mondo disposto a lavorare con non 40, con 30 giocatori, quando tu ce n'hai 24, 25 al massimo, credo che per un campionato di Serie B che è lunghissimo è un organico numericamente perfetto. Credo che ci sia proprio una legge che entra in vigore quest'anno, che non si può andare oltre. 19, certo, anni, certo. Quindi... Come concetto generale facendo questo tipo di discorso. Di preparazione nel preparare. E soprattutto partite, non si vuole correre, non si vuole commettere l'errore della passata stagione di iniziare il campionato con una rosa e poi a gennaio di modificarla ancora. Quello può sempre succedere. Tu dici nel calcio di oggi può succedere per chiunque. Ad esempio, sempre aperto il mercato, può certo, succedere. Tu immagina adesso. Andiamo a sentire il presidente del Bari Paparesta con Luca Cilli, una delle società che si è mossa di più, il presidente Paparesta. Solo dell'esperienza dello scorso anno, e quindi adesso abbiamo cercato di costruire una squadra che abbia i requisiti per fare meglio di quella dell'anno scorso. Paparesta, qual è il colpo di questa lunga campagna acquisti del Bari che la fa ben sperare per il futuro più immediato? Nel senso, qual è il colpo più importante secondo lei? Ma devo dire che abbiamo mosso tanti giocatori, sono entrati quasi 20 calciatori, quindi calciatori importanti soprattutto un po' in tutti i ruoli, nei ruoli offensivi abbiamo Puskas e appunto Maniero, in più anche il greco Petropoulos, abbiamo dovuto far uscire i nostri attaccanti come Caputo e come Caturano, che credo che faranno molto bene in altre squadre di Serie B a cui li abbiamo dati in prestito. E in più abbiamo un reparto comunque abbastanza nutrito, perché abbiamo Rosina, abbiamo De Luca, abbiamo Sansone, Boateng che è nazionale Under 21, Camarà, insomma abbiamo curato molto la fase offensiva senza tralasciare la difesa, dove con Di Cesare, con Tonucci che si sono andati a integrare insieme con Rada e Contini, credo che sia stato fatto un importante lavoro con Gemiti e Del Grosso anche come terzini sinistri. Bene, ringraziamo il presidente del Bari. Allora, il Bari resta tra le squadre più importanti di questo campionato. A Milano con Luca gli avrei chiesto a Paparesta chi li mette i soldi a Bari, perché io ancora non l'ho capito di chi è che tira fuori il grano, però vabbè, questo sei sempre il solito. No, questa è una delle assurdità del sì. Calcio italiano. Chi li mette i soldi a Bari, però... Federico, tu sei qualcosa di più? Ma io non lo so, credo che ci sia una società molto consistente che voglia riportare il Bari a grossi livelli. Però il nome di chi mette i soldi non il nome non è mai uscito. Però è spesso... una cosa che in Inghilterra, per esempio, non potrebbe succedere. Il in nome Italia non è permesso. Il nome non è una vergogna. No, guardi che in Italia è permesso perché il Bari è una società rappresentata legalmente, ufficialmente da Paparesta, quindi sì. I soldi sarebbero di Paparesta. Sarebbero, non lo sa. Se uno vuole dare soldi al Bari, sì. Magari il Pescara ci avesse qualcuno che mettesse soldi. Per comprarsi il Leeds ha dovuto fare i salti mortali e per poco non ci riusciva. L'Inghilterra è un'altra nazione, un'altra cerchiamo cosa. Cerchiamo di prendere cose buone anche dagli altri. Comunque. L'Inghilterra è una democrazia dal 2000 anni. Quindi non... Comunque il Bari è una squadra da temere. Con quello che diceva Paparesta, la cessione di Caputo all'Entella, poi ha preso Maniero, giocatore che conosciamo. Ma questi nomi servono davvero per vincere il campionato? Cioè, il Catania lo scorso anno era la squadra super favorita, però ogni anno ci sono le sorprese in positivo e negativo. Sai come ti rispondo? Che noi qui stiamo dicendo che Campagnaro è un buon acquisto, darà quell'esperienza che serve al reparto difensivo, darà molto e ne siamo fortemente convinti. In un altro salotto televisivo di una qualunque altra televisione città d'Italia, magari ci sarà qualcuno che dice
ma si può prendere Campagnaro a 35 anni, ossia è un nome e basta. Noi da lontano giudichiamo solo il nome, deve vedere quel giocatore come viene inserito, come lo vede l'allenatore, che ambiente trova, e secondo me Campagnaro qui trova l'ambiente ideale, proprio perché al Pescara serviva un giocatore esperto e perché c'è un allenatore che ha parlato chiaro e ha chiesto determinate garanzie che mi sembra che la società... C'è anche da dire che Cocco, il Pescara l'ha soffiato nelle ultime ore allo Spezia, perché lo Spezia, una società ricca, stava facendo un'ottima proposta al giocatore. Evidentemente... Cocco, secondo me, Enrico, vedremo... Sì, Andrea? Allora, ti volevo segnalare due cose. Intanto sul fronte Bari, prima abbiamo sentito il presidente Paparesta, si sta muovendo il Bari con il Chievo Verona per riportare a casa il fantasista Nicola Bellomo, che è di proprietà del Chievo Verona, ma soprattutto una notizia proprio uscita in questo momento: un ex giocatore del Pescara si è sistemato, si tratta di Ali Soue, che non ha lasciato grandi tracce lo scorso anno in riva all'Adriatico, è un nuovo giocatore del Modena, arriva appunto dal Chievo Verona. Ecco, dovremmo sentire anche le reazioni a Vicenza, perché Marino è vero che aveva avuto Galano nelle ultime ore, però la perdita di Cocco è sempre... Lo scorso anno qui abbiamo avuto le polemiche per la perdita di Maniero, quindi non è un giocatore di cui ci si priva un giocatore che fa facilmente. 20 gol, certo. 20 gol mica si fanno tanto facilmente, mica ci sono giocatori che nella loro carriera 20 gol in una stagione non l'hanno fatto. E se Marino non lo vedesse bene a No, non è una critica. No, Marino fino alla fine voleva che restasse lì. Sto parlando dell'ambiente, no, magari Marino, benissimo. Però ci può stare qualcuno, magari che a Vicenza adesso dice: ma perché togliere un giocatore che era in scadenza a giugno? Scadenza di contratto, certo. Perché tu non puoi trattenere Francesco a gennaio, rinunciare a 5. Sì, Andrea. No, volevo aggiungere questo aspetto, che però si è cautelato il Vicenza perché ha chiuso, sta per chiudere comunque Pozzi, e quindi sarà lui a prendere il posto di Andrea Cocco. Perché insomma. Pozzi poi era anche un nome che si era fatto, a parte che ha giocato qui a Pescara, anche uno dei nomi che si era fatto nelle varie operazioni di mercato, però certo. Comunque tra Cocco... non ce ne frega niente, perché Cocco è un ottimo acquisto, quindi a Vicenza. Poi insomma Pozzi, era già arrivato Galano, quindi il Vicenza in attacco è messo comunque bene. È messo bene, è messo bene. Quindi prima Rocco Coletti aveva rimproverato i dirigenti biancazzurri, gli uomini mercato per la leggerezza. Siamo d'accordo su questo. Alla luce di quello che hai ricordato tu, del fatto che il Pescara per prendere Cocco ha superato la corsa delle offerte dello Spezia, faccio i complimenti agli uomini mercato del Pescara, perché credo che lo Spezia oggi in Serie B sia una delle... Che poi Cocco è cagliaritano, Cagliari, quindi un giocatore del Pescara va a Cagliari, un cagliaritano arriva a Pescara. Cocco dopo il Cagliari lo Spezia è una delle società più ricche in assoluto, credo, nel panorama. E poi Salamon ha firmato il suo contratto con il Cagliari con notevole ritardo, addirittura dopo 5 giorni, perché pare, e questa notizia da confermare, che l'iniziale offerta fatta al giocatore non era poi la stessa al momento della firma, quindi è dovuto intervenire Raiola, e quando arriva Raiola poi si fa quello che dice Raiola, altrimenti sarebbe sfumata questa cessione al Cagliari. Allora, un'ora precisa al termine del calciomercato, pubblicità e poi fino alla fine per sentire gli umori in casa biancoazzurra con i dirigenti. Ci auguriamo che Paolo Renzetti riesca a pescare in città qualche dirigente del Delfino Pescara. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo.
Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze. Sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni, la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Zeta. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Zeta. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Ore 22:05 minuti, allora 55 minuti al termine della campagna trasferimenti. La nostra troupe con Paolo Renzetti e Silvia Gentile in giro per la città di Pescara per cercare di portare i nostri microfoni in diretta qualche dirigente del Pescara. Ricordo che su a Milano sono presenti due direttori, Pavone e Repetto. Cercheremo di rintracciare il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, o l'amministratore delegato Danilo Iannascoli, per il primo commento a caldo in diretta video con la nostra emittente. Intanto sono arrivati già alcuni messaggi, no? Andrea in regia, certo. Un po' di spazio anche a chi ci segue da casa per sentire un po' l'umore dei tifosi. Vai Andrea. Prego, allora Maurizio da qui va subito con i primi click. Forza Pescara, che è mercato, siamo una squadra di Serie A. Io prenderei anche, penso volesse iscrivere, Amauri dal Torino. Sì, è vero, perché il Torino l'aveva offerto al Pescara, Mauri, però poi non se ne è fatto nulla. Avanti con il prossimo, sempre lo stesso discorso, magari se prendiamo Amauri, avanti, non sono ormai arrivato Cocco. Però, perché... Il vero colpo di mercato, il ritorno di Replay, ottimo metodista dalle spiccate qualità tecniche. Bentornati, grazie. Enrico e Company. Grazie. Grazie, grazie. Avanti. Ciao Francesco, secondo me hanno voluto colpire il Teramo, c'è qualcosa sotto oltre la combin, che ne pensi? Ciao da Mirko. So se... rispondere Francesco brevemente? Non lo so, no. Il fatto che c'è qualcosa sotto oltre la combin, dico di no, però...
si potrebbe parlare all'infinito di tutto questo, lasciamo stare, poi qui parliamo del... questa sera solo di mercato. Certo che ci facevo una riflessione, proprio ieri, nello spazio di una nottata, poco più, la sera ho perso la Serie A e la mattina dopo ho perso la Serie B, perché la sera sì. Pescara perse la Serie A in 10 quel modo, giugno era. Esatto, in quel modo beffardo, sì. E la mattina arrivò alla mazzata iniziale. Vabbè, andiamo avanti. Altri messaggi, sì, è vero. Avanti con il prossimo messaggio. Vorrei sapere al signor Di Francesco sulla questione Teramo, non crede che Campidelli, vabbè, si ritorna sempre sulla vicenda, non so se Francesco vuole aggiungere. Sì, però inseriamo solo messaggi sul mercato, okay, Andrea. Ok, prossimo messaggio. Pennese, sei poco informato, la storia pende più per il Vicenza che ha vinto una Coppa Italia nel 97 e ha fatto molti più campionatina del Pescara. Max da Francavilla. Luca, vuoi rispondere? Ma probabilmente ha ragione Max, che è andato a spulciare nell'almanacco, ma il riferimento magari agli ultimi 15 anni fa prendere l'ago del bilancio del Pescara. Comunque con il Vicenza noi siamo amici, quindi nessun problema stesso, per il Vicenza. Pescara e Vicenza, nessuna differenza. Certo che si fa molta fatica ad essere imparziali, ma come si fa a dire che la piazza pescarese è più importante di quella vicentina? Ricorda, signore, con gli occhiali, che il Vicenza in Serie A ha sfiorato lo scudetto, mentre il Pescara in Serie A ha fatto solo pena, idem in Serie B. Quindi insomma, queste affermazioni di Luca hanno un po' colpito qualche spettatore. Ma ci vedono anche da Vicenza, mi fa piacere. Che Pescara abbia fatto pena in Serie B non è vero, glielo dico a questo signore, non ha fatto mai pena, è una società di provincia che si è comportata sempre bene, anche se nella sua storia ci sono anche retrocessioni in Serie C, però in Serie A ci è arrivato, certo non ha il pedigree del Vicenza, però il Pescara va rispettato, comunque e con chi sia al potere. Ma poi okay, non credo che siano messaggi che arrivano da Pescara, perché c'è proprio un gemellaggio, mai una polemica con Vicenza. Quindi. Signori, buonasera. Sport Italia, per quanto riguarda Campagnaro, ha dato l'ufficialità. Sì, però l'ufficialità non c'è ancora da parte delle due, da parte della società del Pescara né dal procuratore. C'è l'accordo già stipulato. Comunque, se Sport Italia ha dato l'ufficialità, ha anticipato un po' tutti, va bene lo stesso. Avanti, ecco, per questa tranche ci fermiamo. Un mio amico tifoso napoletano dice di rimpiangere Campagnaro, è un ottimo calciatore che litigò con Mazzarri e non fu considerato da Mancini. Forza Pescara. Beh, con Mazzarri però fece quattro campionati e poi l'ha portato a Milano con l'Inter. Sì, forse alla fine il rapporto si è un po' deteriorato. Infatti però all'inizio l'abbiamo detto, che se quello di Cocco è il grosso acquisto di giornata, quello di Campagnaro è altrettanto grosso, se non di più, proprio per il curriculum. Quanti ne abbiamo ancora, Andrea? La grande carriera del giocatore. Dobbiamo ricaricarne degli altri, Enrico. Allora, possiamo tornare in studio, cercheremo anche di contattare qualche procuratore, qualche giocatore, sempre un occhio a Luca Cilli, che è al lato hotel di Milano. Insomma, dei giovani, Luca, chi ti piace di più tra i vari? Berre, Mandragora, poi c'è anche l'ultimo acquisto, questo di Benali dal Brescia, che lo scorso anno ha realizzato 9 gol con il Brescia, un centrocampista che è stato una mezza punta, che è stata acquistata a fine settimana. Eccolo qui, Benali. Andiamo a sentire ancora Luca Cilli, vediamo un attimo, Maurizio. Di Lanciano stanno parlando per il trasferimento di Ferrari alla Virtus Lanciano, se non abbiamo visto male c'è anche il giocatore, quindi Modena e Virtus Lanciano stanno definendo il trasferimento in rosso-nero dell'attaccante giallo-blu. A voi. Bene, abbiamo avuto anche la notizia sul Lanciano con Ferrari, che è un giocatore di esperienza, no? Un ottimo acquisto per il Lanciano, quando alla fine il Lanciano la sua squadra la fa sempre, l'abbiamo sempre detto, insomma, Luca Leone è di una bravura al di sopra di ogni nostro aspetto, di ogni elogio. Allora, io credo che Benali possa essere veramente la sorpresa, anche se poi non è una sorpresa. Però tutti ritengono Valotti il giocatore più forte. Sì, anche se poi io però, secondo me il vero talento noi ce l'avevamo già dall'anno scorso. Torreira, che è secondo me di una categoria superiore, io spero che in questi 10 mesi che avremo ancora possibilità di godercelo ci possa far vedere tante cose belle, perché secondo me ne ha una potenza. E poi ci lascerà perché è della Sampdoria. Quello sì. È stato un errore, secondo me. Cederlo subito? Cederlo adesso è stato un errore, perché questo ha delle potenzialità enormi, per cui poteva essere, a fine stagione si poteva creare lo stesso. Quindi Valotti, Torreira, Verre è stato
giudicato lo scorso anno il miglior giovane della Serie B col grande campionato fatto a Perugia. Sono tutti elementi importanti che dovranno trovare quella continuità necessaria per ripetersi qui tutti insieme. L'auspicio è che possano tutti quanti far vedere le loro... Ecco, Francesco, invece posso sbagliare, perché magari ci sarà qualcuno più attento di me che mi rimproverà con qualche messaggio, ma mi sembra che sia quella di quest'anno una campagna acquisti molto più oculata, molto più attenta, molto più profonda. È stata fatta proprio in sintonia, esatto, con le esigenze di Oddo. Proprio per gli acquisti di alcuni giovani che offrono grandi garanzie, perché ci sono giovani, sì, dei quali si parla bene, poi però magari vai a vedere a fondo e ti accorgi che le garanzie ci sono, ma non come tu le chiedi e come tu le vorresti. Questi sono tutti acquisti fatti tra Oddo, Pavone e Repetto, sia tre che ognuno per il proprio ruolo e per le proprie competenze conosce bene il mondo giovanile. Ecco, posso chiederlo soprattutto a te, la Padula è questo attaccante che con Cocco, ecco, tu che lo conosci bene con le caratteristiche tecniche che ha, può essere una coppia ben assortita? Secondo me sì, la Padula è ben assortito con... Lei è una seconda punta. La Padula tecnicamente è bravo, ha grande forza fisica, partecipa molto al gioco, torna molto sulla tre quarti anche al centrocampo, ripeto, poi tecnicamente fa delle cose in velocità che non tutti i giocatori fanno. Non mi si venga a dire ma era la Serie C, perché è vero che poi magari in Serie B incontri altri giocatori più esperti, più bravi, più validi anche loro. Però vedere proprio Sport Italia, che sta dando la scritta Pescara ufficiale, l'arrivo di Cocco, però noi per ufficiale intendiamo quando viene inserito sul sito della società. Vuol dire che in questo pure momento noi l'abbiamo detto per fatta, però l'ufficialità è tutt'altra cosa, ma forse siamo stati scottati dall'episodio di Salamon. Cocco la Padula è un'ottima coppia di giocatori. Federico, quindi i vari Vukušić, Caprari, Sansovini saranno utili ugualmente? Si era parlato anche di Sansovini, che ha avuto altre offerte, ma il sindaco deve restare qui. Sansovini è radicato a Pescara, se non fosse altro che con la mentalità. Per quel che riguarda Vukušić, mi sembra strano, un giocatore che va di là e riesce ad andare in nazionale, torna qui e nessuno lo vuole. C'è qualcosa che mi sfugge, io non è che sia molto dentro a queste cose. Comunque lui, questa è l'ultima chance che gli può concedere il Pescara, è una chance che dura fino a quando non arriva qualcuno, quel amatore che dice vabbè me lo prendo io e gli do lo stipendio. Maurizio, ci fai vedere Sport Italia con la scritta ufficiale l'arrivo di Cocco? Perché ecco qui c'è il collega Pedula, il club abruzzese ha comunicato l'acquisto dell'attaccante dal Vicenza, ufficiale l'arrivo di Cocco. Quest'anno... Vabbè, noi l'abbiamo data alle 21, ufficiale sì, Cocco. No, voglio dire che stanno passando era per anche altre televisioni, a mo' di battute, le scritte dell'ufficialità. Potenzialmente il Pescara è la squadra che quest'anno c'ha, come squadra, non voglio dire che sia più forte, ma sarà più o meno come quello dell'anno scorso. Tu lo sai, però, che dopo, durante l'anno, ci ricorderemo quello che abbiamo detto. L'anno scorso in una serata come del concorrenza, genere tutti dissero che... Voi c'eravate voi la prima puntata lo scorso anno, me lo ricordo. Abbiamo detto che questi erano indovinati e sono stati indovinati. Esatto. Non diciamo che il tecnico l'ha sbagliato, quest'anno possiamo dire che il tecnico... No, avevamo un po' di dubbi su Barone. Quest'anno c'è una grande differenza, che il direttore d'orchestra gode grande rispetto e grande fiducia da parte di tutti. Speriamo che gli vada bene. Poi Luca, questa è l'unica differenza rispetto allo scorso anno? Sì, la fiducia sull'allenatore? Sì, fondamentale. L'anno scorso, anche nell'ultimo giorno di mercato, arrivarono pezzi importanti. Mi ricordo che festeggiavamo l'arrivo di un certo Pasquato. Oggi festeggiamo l'arrivo di Coccola davanti. Le condizioni ci sono tutte. Poi la fiducia in Oddo noi l'abbiamo avuto fin dal primo momento, dall'entusiasmo che è riuscito a riportare, e credo che la sua sinergia, la sintonia con l'ambiente possa essere l'arma in più in questa stagione. Per quello io stagione. Alla domanda iniziale che facevo a Di Marzio era riferita proprio a questo, ossia le maggiori garanzie a oggi le dà l'allenatore, dice ma...
qui state, ci può stare anche qualcuno che dal di fuori dice, state dando grande carta di credito, grande stima, grande fiducia, grande considerazione ad un allenatore che ha allenato per 6-7 partite. Sì, ma bisogna vedere in quelle 6-7 partite cosa ha fatto. Certo, dico subito che un conto è entrare in quel particolare momento e un conto è poi costruire la squadra, fare la preparazione e lavorare mesi su mesi. Ma su questo non ci sono dubbi. Ma in quel particolare momento non tutti riescono a svegliare uno che sta morendo. Il Pescara si stava spegnendo, sì, e nello spazio di 48 ore, diciamo, lui è riuscito a fare quello che non sempre si riesce a fare. Quindi da qui poi l'entusiasmo, il modo di proporsi, il modo di lavorare, secondo me queste sono tutte qualità dell'allenatore, ossia di Massimo Oddo. C'è questo anche da dire, che quest'anno lui ci rimette molto di suo. Un grosso campionato a Pescara per Oddo significa aprirsi le strade, sì, verso grandi, grandi prospettive. E quindi io penso che, siccome qualcosa si capisce, non è l'ultimo arrivato, ci metterà più impegno di qualsiasi altro allenatore. Enrico, sì, ecco, visto che aspettavamo l'ufficialità, la prendiamo dal sito del Vicenza. Possiamo vedere, ecco qui, Andrea Cocco al Pescara, possiamo scendere. C'è il brevissimo stringato comunicato Vicenza Calcio. Allora Andrea, facciamo una cosa, cerchiamo di contattare telefonicamente. Ci siamo già attivati a tal proposito, aspettiamo il contatto. Per sentire le prime parole, così come abbiamo qualche difficoltà per rintracciare in città il presidente Sebastiani con la nostra troupe, vedremo un attimo di fare il possibile. E dicevamo anche, per tanti anni si è parlato del settore difensivo del Pescara, che ha lasciato sempre molti dubbi. Dall'anno di Zeman si parlava di questa difesa. Ora con Zampano a destra, perché lì anche c'è stato un buon investimento, poi i centrali Bunozza, Fornasier che è tornato, Zupalic e Campagnaro, con Crescenzi, un altro under 21 sulla fascia sinistra insieme a Mignanelli, insomma questo reparto difensivo è diventato ben altra cosa, no Francesco? Beh, direi proprio di sì. Ora ci sarà la risposta insindacabile del campo. Molto dipenderà anche da come appunto lavorerà l'allenatore, perché tante volte ci si dimentica che una squadra difende bene perché l'allenatore ha dato determinate direttive, perché magari la difesa è formata da bravi giocatori, però c'è il solito neo di un centrocampo che magari non filtra molto, non protegge bene la difesa. Di questo in questi anni abbiamo disquisito tantissimo, riferito al Pescara. I giocatori che ha nominato Enrico sono giocatori che a oggi offrono le migliori garanzie. Ripeto, adesso dall'altra parte a casa ci sarà sicuramente qualcuno che dice sì, allora che significa che il Pescara va in Serie A? No, non significa nulla, perché io sfido chiunque, nonostante partenze eccellenti come quelle che tutti sanno, a dire che dopo due giornate di campionato la Juventus poteva avere zero punti, oppure che il Milan alla prima partita prende un po' di sberle dopo che sono stati spesi 100 milioni di euro. Se il calcio per avere le risposte certe prima del campo bastassero solo i soldi, oppure bastassero solo i nomi dei giocatori, solo il curriculum, solo una volta era il dizionario della Panini, adesso ci sono i siti e tutto il resto, il calcio lo si farebbe in un modo completamente Francesco diverso. Perché mi dicono dalla regia che in collegamento telefonico credo il nuovo attaccante del Pescara, Andrea Cocco. Buonasera Cocco. Buonasera a tutti, buonasera. Salve, intanto benvenuto a Pescara, perché abbiamo voluto attendere l'ufficialità sui siti per contattarle, per questo la ringraziamo per questa prima intervista televisiva. Allora, è stato giudicato un grande colpo di mercato, quello della società biancoazzurra, l'acquisizione di lei che ha firmato questo triennale, quindi soddisfatto ovviamente di questa nuova destinazione.
No, sicuramente sono contentissimo di arrivare in una società prestigiosa e con ambizioni importanti come Pescara. I tempi magari si sono un po' allungati, però alla fine si è concluso nel migliore dei modi, quindi sono felicissimo di aver firmato. Poi a Pescara la conosciamo molto bene per questo gran gol che stiamo rivedendo di testa all'Adriatico ed anche per il pareggio nei playoff, ma a parte gli scherzi, ecco, ha voluto delle garanzie per accettare questo trasferimento in Abruzzo dopo l'ottimo campionato disputato a Vicenza. Cosa ne pensa della squadra di Oddo? No, è sicuramente una squadra importante, anche conosco parecchi giocatori, penso che sia una squadra ben attrezzata per far bene in un campionato difficile come quello della Serie B. Quindi arrivo con grandi motivazioni e non vedo l'ora di iniziare. Sa anche che il Pescara sta per chiudere un'altra trattativa con l'esperto difensore Campagnaro. Insomma, il Pescara la vede, a prescindere dalla sua presenza, tra le favorite di questo campionato? Beh, io penso proprio di sì, perché una piazza come Pescara merita comunque sia di lottare per le prime posizioni e comunque sia per andare su. Poi dobbiamo essere noi bravi a tracciare questo cammino, che sarà sicuramente un cammino tosto, lungo e molto difficile. Chi conosce degli attuali giocatori del Pescara? No, vabbè, conosco Aristi perché ho giocato insieme a lui. Personalmente conosco benissimo lui, è un mio amico, quindi ho sentito anche lui prima di... Scusa Cocco, non abbiamo capito. Tutto, mi ha parlato benissimo. Scusa, puoi ripetere il nome del giocatore? Perché non Aresti, Simone. Aresti, il portiere Aresti. Allora, ci sono dei colleghi, velocemente, perché non possiamo rubargli molto tempo, per delle prime domande al nuovo attaccante biancoazzurro. Mi verrebbe da chiedere quello che di solito si chiede, ossia cosa ti senti di promettere a una tifoseria calda come quella di Pescara, tra l'altro gemellata con quella del Vicenza. Io mentre ti chiedo cosa chiederai a te stesso per questa stagione e cosa ti aspetti? No, beh, sicuramente prometto tanto impegno, tutto l'impegno. È la passione, la voglia di migliorarmi sempre, come ho fatto l'anno scorso in tutti gli allenamenti e come in tutte le partite. Di affrontare tutte le partite con una grinta e con una voglia di fare benissimo. Questo sicuramente posso dirlo. Poi sicuramente spero che arrivano anche tanti gol. Luca Pennese, poi l'espertissimo Federico De Carolis per chiudere. Vai Luca. Ciao Andrea, intanto io ti do il mio personale benvenuto. Ti chiedo quanta pressione ti senti addosso, nel senso, tu sei l'attaccante che deve contribuire a far sognare una città. Beh, la pressione sicuramente l'hanno sicuramente giocatori importanti, quindi se io ce l'ho, a per caso realtà mi reputo un giocatore importante, posso aiutare la squadra. Quindi questo ovviamente sta a me dimostrare sul campo che la scelta fatta dalla società è la scelta giusta. Per chiudere, Federico De Carolis, esperienza di 50 anni nel calcio. Vai Federico. Quali sono le avversarie che temi di più nel prossimo campionato e che posizione riservi al Pescara? Beh, sicuramente Cesena e Cagliari e Bari sono fra le favorite. E poi speriamo che ci sia subito dopo il Pescara. Grazie Cocco, andiamo a sentire Giorgio Repetto a Milano con Luca Cilli. In bocca al lupo Cocco, grazie. Penso che lo depositeremo domani, visto che intanto lui è svincolato, quindi lo possiamo fare tranquillamente. Contratto di un anno più opzione per il secondo, ma com'è nata questa trattativa, Repetto? Perché è stata clamorosa, obiettivamente. È stato un avvicinamento tra il giocatore e l'entourage del giocatore con il nostro allenatore, e cercavamo un giocatore di una certa esperienza, con capacità. Certamente quando ci hanno detto che c'era questa possibilità siamo andati avanti. È stato poi bravo il presidente insieme all'allenatore a convincere il giocatore a venire. Speriamo che, cioè, sulle sue capacità non abbiamo dubbi, e poi abbiamo una squadra specialmente dietro molto giovane, quindi un giocatore di esperienza per noi era importantissimo.
Ripeto, Cocco era la prima scelta del Pescara oppure era Cacia la prima scelta del Pescara o addirittura era Boacì che poi è andato alla Roda? No, noi abbiamo tenuto in piedi un po' di trattative come si fa sempre. Nel momento in cui Cacia ci aveva anche chiesto un Cocco c'era il fatto che era un giocatore vincolato al Vicenza. Cacia al Bologna e Boacì all'Atalanta, per cui appena si è aperto uno spiraglio per uno dei tre abbiamo cercato di chiudere subito, perché arrivare a quest'ora poi senza avere nulla in mano sarebbe stata molto pericolosa, anche perché era girata la voce fondatissima di un prolungamento della possibilità di fare mercato, che poi invece in mattinata è diventata poco consistente. Grazie Giorgio Repetto, ovviamente grazie, buon campionato. Grazie a Giorgio Repetto e a Luca Cilli dal lato hotel di Milano. Ora abbiamo in diretta telefonica il presidente della Delfino Pescara, Daniele Sebastiani, che non siamo riusciti a rintracciare in città con la nostra troupe, con Paolo Renzetti. Buonasera presidente, complimenti. Ciao Enrico, grazie. Abbiamo sentito poco fa il direttore Repetto che spiegava le due operazioni di Cocco e Campagnaro, ha detto è stato molto bravo il presidente. Cosa ha dovuto fare per convincere Cocco e Campagnaro? Ma nulla di particolare, Giorgio mi sta dando dei meriti che non ho. Noi abbiamo tenuto, l'unica cosa che abbiamo fatto bene è che abbiamo tenuto per noi queste due trattative che stiamo seguendo da circa una settimana. L'abbiamo fatto perché poi il Pescara è diventato quasi un riferimento, dove andiamo noi vengono tutti, e quindi era giusto tenerci un po' in disparte da questo punto di vista. Cocco era insieme a Boacì erano gli obiettivi principali di questa ricerca nostra di una punta che potesse affiancare già i nostri, che sono già molto validi, e l'abbiamo tenuta un pochettino in disparte con un accordo con il procuratore con il quale abbiamo un ottimo rapporto, e quindi abbiamo aspettato l'ultimo giorno per poterla concretizzare. Di fatto si tratta di un attaccante con le caratteristiche che chiedeva Massimo, ed era quello che mancava al nostro attacco, perché di fatto abbiamo tanti giovani e meno giovani bravi, veloci, tecnicamente molto validi, ma un giocatore di struttura non l'avevamo, e penso che con Cocco abbiamo veramente messo la ciliegina. Per quanto riguarda Campagnaro, è un qualcosa che abbiamo maturato nell'ultima settimana, grazie agli ottimi rapporti che abbiamo anche con gli agenti del giocatore siamo riusciti a raggiungere questo accordo. Spero che nei prossimi giorni Campagnaro possa raggiungere Pescara, firmare il contratto con Pescara e darci una mano vera per raggiungere dei traguardi importanti, soprattutto darci una mano a far crescere ancora di più e meglio i nostri giovani che abbiamo nel reparto difensivo. Erano le due pedine che cercavamo. Insieme all'arrivo di Benarì penso che abbiamo fatto un mercato all'altezza di quello che volevamo fare all'inizio. Ecco, tornando all'attaccante, ovviamente i tre papabili erano Boacì, Cacia e Cocco. Poi perché la scelta è caduta sull'ex vicentino? Ma veramente, per la precisione, gli attaccanti erano Boacì e Cocco in prima posizione, quindi l'unica cosa è che Cocco l'abbiamo tenuto un pochettino, come ti dicevo, riservata, perché Cocco comunque era un giocatore che non si sapeva se fosse in uscita o meno, però era fondamentalmente una delle prime scelte di Massimo. Oh, invece Campagnaro ha detto che lo stavate seguendo nell'ultima settimana. Giocatore sì, che nel momento in cui è saltato il discorso di Salomon, ma pensiamo che onestamente abbiamo fatto un bel salto di qualità. Sì, infatti abbiamo chiesto prima differenze, non c'è paragone tra Campagnaro e Salomon su tutto, solo sull'età, ma oltre ai tanti giovani promettenti c'era bisogno anche di un pizzico di esperienza in questa squadra. È stato creato proprio un mix in squadra, giovani validissimi. Diciamo che abbiamo un giusto mix, perché al di là di Campagnaro adesso insomma in squadra abbiamo gente come Memusciai, gente come Sansovini,
gente che qualche anno di esperienza sulle spalle le ha, lo stesso Fiorillo, ma mi riferisco anche agli altri, perché Crescenzi è un giocatore che sono 4-5 anni che fa campionati di B ad alto livello, hanno fatto un ottimo campionato con noi l'altro anno e speriamo che si ripeta anche quest'anno, ma lo stesso Zubaric, Fornasiema, un po' tutti, perché anche il centrocampo, anche se abbiamo tanti giovani, ma sono giovani che hanno già dei campionati importanti alle spalle, mi riferisco a Verre, mi riferisco a Valoti, agli altri che sono arrivati, Benani penso che sia veramente uno dei colpi di mercato che abbiamo fatto, perché certo, è un giocatore molto molto importante. Ora io ritengo che sia una squadra abbastanza competitiva per giocarsela con tutte le altre. Quindi, allora sappiamo che sta lavorando perché ci sono ancora delle dismissioni da fare con molti elementi che dovrebbero lasciare la rosa, ma una domanda a testa da parte dei nostri ospiti. Federico De Carolis, velocemente. L'anno scorso eravamo qui e abbiamo applaudito, lei si tenne un po' sulle sue, quest'anno facciamo gli stessi applausi, ma lei che convinzione ha su questa squadra? Dove arriveremo, insomma? Se porta fortuna mi tengo sulle mie anche quest'anno. No, diciamo che anche l'anno scorso eravamo consapevoli di aver costruito una buona squadra come quest'anno, però poi sapete benissimo che il campo che dice quello che abbiamo fatto dirà la verità e quindi è inutile sbilanciarsi. Adesso facciamo lavorare i ragazzi e l'allenatore e speriamo di ottenere un risultato migliore dell'anno scorso. Francesco? Presidente, ben risentito, ciao. Ciao Francesco. Mi sembra di poter, ti chiedo subito se secondo te questa squadra è più forte o no, certamente diversa di quella dell'anno scorso, però mi sembra di poter dire che ci si può lasciare andare un pochettino di più all'ottimismo se si pensa chi è l'allenatore oggi e chi era l'allenatore l'anno scorso, con tutto il rispetto per Baroni, con tutto il rispetto per quello che era inizialmente la tua idea. Ma io penso che adesso parlare male di chi non c'è non mi piace, non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Io penso che l'anno scorso avevamo un buon allenatore con una buona squadra, quest'anno abbiamo un allenatore giovane che ha dimostrato nelle 6 partite che ha avuto a disposizione di sapere la sua, però la squadra è ugualmente buona, le altre però si sono rinforzate ugualmente, quindi adesso cominciamo il campionato e cominceremo a vedere di che pasta siamo fatti. Ricordando sempre che i campionati si decidono addirittura in volata, addirittura d'arrivo, a settembre, ottobre e novembre nessuno ha mai vinto il campionato, questo non lo dico per dare un alibi al Pescara e a Otto, questa è una squadra nuova, un allenatore nuovo che parte per la prima volta dall'inizio, credo che ci vorrà tanta tanta pazienza se uno ha fiducia, e personalmente credo che Otto meriti tutta la fiducia di questo mondo. Sì, al di là della fiducia, però sulla squadra nuova sono d'accordo fino a un certo punto, perché noi abbiamo tenuto tanti giocatori dell'anno passato, perché la difesa è praticamente la stessa, perché a centrocampo ci sono giocatori nuovi, sì, ma ci sono i vari Torreira, Selassi, Memusciai che erano qui già l'anno scorso, sono venuti su dei giovani importanti dal nostro settore giovanile e là davanti abbiamo... Fondamentalmente abbiamo, è vero sì, sostituito Politano e... Allora, Luca Pennese? Sì, Presidente, io la domanda non ce l'ho, volevo solo farti, tra virgolette, i miei complimenti perché vedo una società che passano gli anni e cresce, migliora il mercato di quest'anno, secondo me è da otto pieno, se non qualcosa in più, perché avete venduto quelli che c'erano da vendere, avete tenuto d'occhio il bilancio, a mio avviso avete fatto una squadra che può e deve lottare per regalare un campionato diverso, poi si può salire, si possono fare i playoff, si può arrivare vicino ai playoff, però credo che l'atteggiamento che avete assunto in questa stagione dimostri una crescita dell'intero staff che avete creato. Ma ti ringrazio Luca, perché questo era nel nostro obiettivo, poi dopo, come dicevi tu giustamente, si può vincere, si può arrivare in fondo, non si può arrivare, perché poi alla fine fondamentalmente è il campo che dirà dove possiamo arrivare e dove può arrivare questa squadra.
però sicuramente noi abbiamo fatto il nostro, e poi il tappeto verde dirà quello che potrà fare realmente. Presidente, una curiosità, perché ci dicono che Cocco si è portato lo sponsor a Pescara, parliamo di Cocco Pellicerie, sono due cose diverse? Ma questa è una coincidenza, è una coincidenza, faremo con l'azienda Cocco Pelletterie, faremo un incontro il 2 sul Mona, perché hanno voluto fortemente questa partnership con noi, e per questo devo ringraziare veramente Remo Firmani, che sta facendo un lavoro grandioso da questo punto di vista, per quanto ci riguarda. È un ragazzo che era stato nel Pescara negli anni in cui noi non c'eravamo, l'ho ripreso a Pescara la scorsa stagione e mi sta dando veramente una grande mano, perché Pescara non ha mai avuto sponsor nel settore giovanile, Pescara oggi ha dei partner anche in quel settore, stiamo lavorando a tutto campo, e questo è il lavoro che deve fare una società che vuole guardare al futuro, perché noi, come ho sempre detto, non abbiamo altre possibilità se non quella di far lavorare l'azienda Pescara. L'azienda Pescara, a mio avviso, sta lavorando molto molto bene. Allora, mancano 20 minuti alla fine, lei continua a lavorare, anzi ha dribblato le nostre telecamere, ma ovviamente è giustificato perché sta lavorando, è fuori città. Succederà qualcosa negli ultimi 20 minuti o no? Ci sono dei giocatori da piazzare ancora? Ma mi auguro che si possa veramente trovare una soluzione a Fabrizio Grillo, perché se lo merita, perché purtroppo il ragazzo è stato molto sfortunato e qui purtroppo non c'è posto, e mi auguro che possa trovare una soluzione anche lui. Per il resto mi sembra che tutti quanti si siano in qualche modo sistemati. Per peso gli possiamo dare l'ufficialità? Ma non c'è ancora l'ufficialità, però se voi sapete bene che Catania, Ascoli, sì, hanno ancora 20 giorni. Teramo, hanno ancora 20 giorni, lui ha praticamente raggiunto un accordo col Catania e mi auguro che nei prossimi giorni anche lei le possa trovare questa sistemazione, perché anche lui lo merita sicuramente. Bene, è contento anche che sia finito questo mercato, no? Assolutamente sì, perché per quanto mi riguarda dura troppo e non fa altro che creare sempre delle situazioni intorno alle squadre che sono già abbastanza complete, con ultimi colpi di mercato, con situazioni dell'ultimo minuto. Noi avevamo una squadra già quasi pronta dall'inizio di questo calciomercato, l'abbiamo completata con degli elementi che a nostro avviso possono rappresentare un valore aggiunto. L'avevamo detto all'inizio, non compriamo per comprare, ma compriamo quello che serve. Grazie Presidente Sebastiani, complimenti per questi ultimi movimenti e per l'intera campagna trasferimenti. In bocca al lupo per il nuovo campionato, grazie. Ringraziamo il Presidente Sebastiani. Allora chiedo lumi ad Andrea Costantini in regia, perché c'è la nostra troupe che sta ancora girando con Paolo Renzetti. Si vede Andrea che fa Andrea segnali Costantini più che eloquenti, sta di pazientare. Dirigendo, quindi il Presidente Sebastiani è fuori Pescara, quindi è irraggiungibile perché ha lasciato Pescara, quindi è una comunicazione di servizio. Ora vedremo intanto di rintracciare telefonicamente l'allenatore Massimo Oddo, perché dobbiamo sentire pure lui, no? Federico, sarà soddisfatto secondo te? Io penso che sì, penso che lui ci sia, non nel suo zampino, ma abbia detto sì o no a parecchie pedine. Quindi, come diceva Francesco, è stato fatto un lavoro d'equipe questa volta? Beh, sembra proprio di sì, insomma. Non... Sì, allora mi dicono subito che c'è in diretta telefonica l'allenatore del Pescara, Massimo Oddo. Buonasera mister. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo sentito poco fa il Presidente Sebastiani, prima il Direttore Generale Repetto, non dovrebbero esserci più sorprese negli ultimi 20 minuti, un mercato che si conclude con i botti finali, no? Beh sì, secondo mio avviso la società ha fatto un grandissimo lavoro, è stato un mercato sicuramente difficile, però direi che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi in tutti i reparti del campo, abbiamo completato alla grande la rosa e questo mercato in generale. Sì, ecco, si aspettava sicuramente, perché diciamo poco fa che è stato fatto un lavoro d'equipe, ma puntare su Campagnaro, come è nata questa idea?
Ma è nata dal fatto che dal momento in cui è stato perso Salamon ci siamo resi conto, non so, mi sono reso conto assieme alla società che questa squadra aveva bisogno di un punto di riferimento, soprattutto dietro, ma soprattutto nell'asse centrale, che è sempre importantissimo, no? Dalla difesa, che va dalla difesa all'attacco, di un po' di esperienza, di personalità, di gente che ha capacità anche di dirigere magari e far crescere compagni più giovani, perché questa è stata costruita una squadra sicuramente di grande valore tecnico, però comunque una squadra molto giovane, e sappiamo benissimo che gente di esperienza, gente che ha la storia ben scritta alle spalle, può dare sicuramente. Ecco, lei l'avrà sicuramente sentito Campagnaro al telefono. Ci sono le giuste motivazioni per un giocatore di caratura internazionale? Allora, io ho sentito tutti i giocatori che sono venuti qui prima di farli venire, perché secondo me l'aspetto mentale è fondamentale. Io sono stato calciatore e so benissimo che soprattutto giocatori che hanno una storia importante alle spalle, quando si tratta di magari scendere di categoria o ridimensionarsi, tra virgolette, ovviamente per un giocatore come Campagnaro vuol dire ridimensionarsi, andare in B quando due mesi fa giocava nell'Inter, ma questo vale anche per un giocatore giovane. Quindi ho sempre sentito il giocatore al telefono e ho sempre avallato qualsiasi tipo di acquisto dopo averli sentiti e dopo aver sentito quali erano le loro motivazioni e dopo aver constatato che avessero la piena consapevolezza e convinzione di far parte di un gruppo e di sposare la causa assieme a tutti i resti della squadra, soprattutto perché questo è un gruppo, a mio avviso, fantastico dal punto di vista morale, oltre che qualitativo, e non potevamo permetterci di sbagliare degli acquisti e mettere dentro gente che non avesse la piena convinzione di far parte di un progetto del genere. Ecco, mister, una domanda a testa da parte dei nostri ospiti, poi la lasciamo, iniziamo da Luca Pennese. Sì, mister, quanto c'è di suo, intanto buonasera, è un piacere risentire, quanto c'è di suo nell'arrivo di Campagnaro? Nel senso, il suo rapporto con il suo entourage è stretto, è stata decisiva la sua presenza su questa panchina per vederci, per regalarci questo giocatore così importante, che a mio avviso è veramente l'uomo che può farci fare il salto di qualità? Ma non credo che sia stato io l'uomo determinante. Io credo che determinante è stata la voglia della società di avere un giocatore importante, che lo ha dimostrato con i fatti, e poi sicuramente la piazza Pescara, che è una piazza comunque in Serie B tra le più ambite, e questo sicuramente ha fatto la differenza. Evidentemente i giocatori che hanno scelto di venire a Pescara, come Cocco, come Campagnaro, che sono giocatori a mio avviso molto importanti per la categoria, e prima di accettare un'offerta del genere credo che abbiano visto anche la rosa, e in base a questo hanno deciso anche di venire, perché evidentemente vedono le potenzialità di una squadra che può lottare per i vertici. Francesco Di Francesco e poi Federico De Carlis, e lasciamo Massimo Oddo. Vai Francesco. Buonasera mister, intanto complimenti per il lavoro svolto anche a lei. Le chiedo velocemente se qualcuno domani la ferma e le dice complimenti perché avete costruito una squadra che può lottare per la Serie A, cosa risponde? Ma gli dico che ha ragione. Io credo che questa sia una squadra che abbia tutte le potenzialità per lottare ai vertici, però è anche vero che non basta quello. La storia del calcio ci insegna che non bastano i nomi, non basta la qualità tecnica, ma ci vogliono tante altre componenti che fanno sì che un gruppo possa arrivare a fare cose straordinarie. La storia del calcio ci insegna che nonostante ci siano state nel passato, anche recente, squadre che sulla carta erano nettamente superiori, poi sono viste magari coinvolte per non retrocedere. Quindi non basta quello, ci vogliono tante componenti, e se riusciremo a trovare l'alchimia giusta, le qualità tecniche sicuramente non mancano. Federico De Carlis.
Quali sono le squadre che temi di più, le squadre con le quali dovrai batterti per arrivare a un certo livello, diciamo, per arrivare in Serie A? Ma io credo che siano 21. No, credo fermamente che siano 21, perché se andiamo a pensare di dover affrontare le partite decisive solo con le solite squadre che sono Cagliari, Bari, Cesena, sbagliamo di grosso. Noi dobbiamo affrontare il Cagliari come affrontiamo l'Ascoli che è tornato in Serie B quest'anno. Se abbiamo questa mentalità, che vuol dire affrontare tutte allo stesso modo e allo stesso modo non aver paura di incontrare nessuno, grande rispetto per tutte ma paura di nessuno, noi possiamo fare bene. Se partiamo pensando che possono essere solo 3 o 4 o 5 le squadre che possono darci partita, allora ci sbagliamo di grosso. Otto, per concludere, temeva che questo mercato si concludesse senza gli acuti finali, cioè aveva qualche dubbio sulla riuscita di qualche operazione ed ora tira un sospiro di sollievo, oppure non ha avuto mai dubbi? No, ma il dubbio non era sicuramente rivolto alla società. No, anche per la difficoltà delle altre squadre che non mollavano, sì, non solo sì, per le capacità. No, ma assolutamente sì, un po' per le squadre che non mollavano, un po' per i procuratori che tendevano a postare i propri assistiti da altre parti, o un po' per gli stessi giocatori che preferivano mete diverse o ambizioni diverse. Quindi è stato sicuramente un mercato molto complicato, ma nonostante questo credo che un bel voto in pagella vada alla società, che credo, sono fermamente convinto, abbia fatto una grande campagna acquisti. Quindi con quale slogan iniziamo questo campionato? Ma innanzitutto speriamo che dato che è stata prolungata la campagna abbonamenti, qualche persona in più vada a fare l'abbonamento, perché credo che l'apporto del pubblico sia fondamentale. L'abbiamo visto nel finale di stagione l'anno scorso, quando la società, quando i giocatori sentono la fiducia dell'ambiente, quando sentono il calore dei tifosi attorno a loro, sicuramente si riesce a dare di più tutti assieme. E dato che avere un bel po' di persone allo stadio cambia nell'averne di meno, io credo e spero che il pubblico di Pescara apprezzi il lavoro che si sta facendo, apprezzi questa campagna acquisti, e poi il resto ce lo dobbiamo mettere noi in campo. Insomma, crediamoci tutti, va bene così? Speriamo, noi ci crediamo. Spero ci possano credere un po' tutti. Grazie, in bocca al lupo per il nuovo campionato. Grazie a Massimo Oddo, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie, Andrea Costantini in regia. Quanti minuti mancano alla fine? Tra poco, Enrico, avremo il countdown, tra poco, sì, perché mancano poco più di 10 minuti e noi da 10 minuti esatti saremo pronti a scandire questo conto alla rovescia. Manca davvero pochissimo, poi vedremo anche in sovrimpressione. Ecco, mi dicevi prima che c'è il trasferimento quasi ufficiale anche di Milicevic all'Aquila, è stato comunicato dalla sede, sì, rossoblù. Esattamente, Voje Milicevic, che dopo il prestito dello scorso anno al Teramo, c'è questa nuova operazione di prestito. L'auspicio chiaramente per il Pescara è che il ragazzo, essendo in condizioni buone, in condizioni di salute, possa trovare molto spazio e possa dunque proseguire, o forse meglio iniziare, il percorso di maturazione prima di essere utile proprio alla causa del Pescara. Peraltro si era in trattativa sempre sull'asse Pescara-L'Aquila anche con Boulevardi, però insomma di questa operazione dobbiamo ancora avere contezza a, sì, livello di ufficialità. Intanto mi confermi, Andrea, che la nostra troupe sta raggiungendo un'altra redazione qui a Pescara per, certo, completare il suo giro notturno. Perché, certo, contiamo a minuti proprio di essere in collegamento, magari proprio per il gong del calciomercato. Se vuoi, Enrico, ti do qualche, sì, altra operazione a livello di Serie B, mentre in Serie A è ufficiale da pochissimo Soriano al Napoli. In Serie B le ultime vedono l'attaccante Bruno Petkovic dal Catania passare alla Virtus Entella. Molto attivo l'Ascoli dopo il verdetto di secondo grado del processo. Scusami, Andrea, se ti interrompo, intanto avviso Maurizio Daguidi, chiamare Alessio Giancristoforo a lanciarlo per l'ultimo collegamento. Vai, Andrea.
Sì, allora vi ho detto di Petkovic che dal Catania passa all'Entella, molto attivo come detto l'Ascoli, che ha preso in prestito dal Bari Caturano, ne ha parlato prima anche il presidente del Bari Paparesta, ma l'Ascoli continua ad essere molto attivo e Garritano, giocatore del Cesena, pare abbia accettato la proposta dell'Ascoli, dunque un'altra freccia a disposizione del tecnico Petrone. Per quanto riguarda il Livorno, primo avversario in campionato del Pescara, è fatta per il prestito di Cazzola, sembrava questa trattativa si fosse arenata, avevamo sentito anche in precedenza il collegamento con Luigi Di Marzio, poi la trattativa ha avuto una nuova accelerazione e sembra essere stato raggiunto, ma anche qui manca l'ufficialità, l'accordo tra il Livorno e l'Atalanta per il prestito appunto del centrocampista classe 85 Riccardo Cazzola, che potrebbe essere dunque in campo contro il Pescara domenica prossima. Prosegue sempre la trattativa per il Livorno con l'ex biancazzurro Cristian Pasquato, che aveva rifiutato il trasferimento in Grecia all'Asteras Tripolis proprio per trattare con il Livorno, e le cose vanno avanti anche se ormai manca poco alla fine del mercato. Queste sono le trattative a livello di Serie B più interessanti che vi possiamo dare. Allora, siccome mancano quasi 7 minuti, un altro giro con i nostri ospiti, perché stiamo per completare questa prima edizione di replay stagionale. Allora, che ne pensate del fatto che Massimo Oddo abbia voluto parlare lui per primo con i giocatori prima di... Enrico, sì, Enrico. Andrea. Sì, proprio c'è un'ultimissima ora, praticamente sembra... Intanto riporta... vediamo la porta del lato hotel di Milano che... con Luca Cilli, vediamo, sentiamo Luca Cilli cosa dice. No. Ma questa è una notizia molto importante. Non c'era il collegamento con Luca Cilli. Dicevi Andrea? No, secondo quanto riporta tutto Mercato Web, nonostante il comunicato di ufficialità di oggi, sembra essere saltata la trattativa, o meglio l'arrivo di Bagadur al Lanciano, il giocatore classe 95 croato doveva arrivare ed era stato comunicato così in prestito con diritto di riscatto e contro di riscatto dalla Fiorentina, ma secondo quanto riporta tutto Mercato Web... ma chiediamolo ad Alessio Giancristoforo, che... speriamo di avere da Lanciano su questa posizione di Bacadur. Intanto è apparsa anche la notizia della cessione ufficiale di Ćosić. Tornando a Oddo, Federico, ritieni che sia un passaggio importante questo di sentire i giocatori? Ma credo che quest'anno il Pescara, a meno di smentite paurose, ci abbia un allenatore vero, un allenatore che io non voglio discutere, perché questo è giovane. C'ha esperienza, ha giocato nelle grandi squadre, ha giocato anche nelle piccole, non dimentichiamo che ha concluso la carriera in categorie basse. Quindi c'ha un bagaglio di conoscenze e di esperienza, nonostante sia giovane, sia la prima esperienza, che deve essere per forza, deve tornare in favore del Pescara e della sua persona, perché Oddo non è che possa prendere delle scuse quest'anno o va bene, se va bene... Ma lui se l'è sempre prese le responsabilità, quindi non è preoccupato per questo. Allora vorrei andare un attimo da Alessio Giancristoforo a Lanciano, soprattutto, scusami Alessio, sentiamo Luca Cilli cosa ci sta dicendo da Milano. Luca Cilli, Ferrero e al Gallia, Ferrero e al Gallia. Ok, andiamo da Alessio Giancristoforo a Lanciano su questa notizia di Bacadur. Alessio, tu cosa ci dici? Sì, anch'io l'ho letta come Andrea, l'ho appresa da questa fonte, da tutto Mercato Web. Al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali, quindi ci atteniamo per il momento a questa fonte, cercheremo di capirne di più. Sta di fatto che domani pomeriggio verranno ufficialmente presentati 4 giocatori, 2 ex Teramo più Pucino più Marilungo. Questa è una notizia ufficiale, domani pomeriggio 13:45 la conferenza stampa. Dovrebbe essere fatta per Ferrari, che dunque va a puntellare il reparto offensivo, e fra 5 minuti cercheremo anche di dare qualche notizia sull'estremo difensore. Se non dovesse arrivare uno tra Terracciano o Cragno, già pronto il piano B, in lista alla lizza dei siderici potrebbe essere... Alessio, allora ci sentiamo tra qualche minuto, perché torniamo a Milano, dove c'è un vecchio amico, vecchio Dio Zampacorta. Sentiamo Zampacorta da Milano. Il ragazzo non è mai stato messo sul mercato a chiare lettere. Di José Mauri. Ovvio che vorrebbe ricavarsi un piccolo spazio come tutti quanti
calciatori, ma il Milan ha mantenuto fede a quello che mi dissero il 5 luglio, il 4 luglio, non mi ricordo quant'è, puntano sul ragazzo, vogliono che ci sia un processo di maturazione lì nel Milan e alla fine hanno deciso di non darlo in prestito a nessun'altra squadra. Quanto è stato vicino alla cessione? Atalanta, Carpi, Chievo? Alla cessione, nel vero termine della parola, mai. Al prestito? A un prestito è stato vicino pochissimo, ci sono stati parecchi pur parlare, le squadre le conoscete, ma alla fine sembra indirettamente quindi che il presidente Berlusconi abbia detto che il ragazzo è giusto che rimanga al Milan, avvallato ovviamente da Gagliani e credo anche dall'allenatore. Flash, chi è stata la squadra regina del mercato? Ma indubbiamente l'Inter. Grazie a Dino Zampacorta. Grazie a Dino Zampacorta. Allora torniamo tra poco a vedere quanto manca con Luca Cilli, mentre vedo che Paolo Renzetti è nella redazione del Messaggero, però dobbiamo far attendere ancora qualche attimo Pierpaolo Marchetti. Paolo, dobbiamo attendere con i colleghi del Messaggero perché aspetteremo prima la chiusura del mercato e poi verremo da te al Messaggero, ok Paolo? Certo Enrico, noi siamo qui. So che hai girato tanto in città, ma andiamo da Luca Cilli che è vicino alla porta dell'Autotel. Sentiamo. Scusami, Luca Enrico. Cilli. Verificare una cosa, mi dicono che sia ok 2:19, l'ultima operazione sì. Del calciomercato italiano dovrebbe essere sull'asse Udinese-Novara, ceduto l'Udinese ha ceduto Faraoni al Novara, sì, contratto depositato in questi minuti e te lo confermo. Depositato? Sì, ok, lo puoi chiudere la porta allora, esatto. Sai quello che vuoi adesso la puoi chiudere, adesso chiudi per non avere pietà per nessuno adesso, prima ti avrei chiesto, puoi chiedere cortesemente, avvicinati alla porta, dai, saluti sì, i colleghi sì. Di media, state tranquilli, siamo tutti belli, bravi, bisogna lavorare tutti. Mancano 45 secondi. Intervista le ragazze, come si chiamano le hostess? A questo non lo so. Chiediglielo, avvicinati. Questo lo chiediamo subito, aspetta, proviamo. Scusa, 1:43. Come ti chiami, sei pronto a chiudere la porta? Vado io. Chiara. Manca poco alla fine del calciomercato, vi siete divertiti anche voi. Abbiamo lavorato. Hanno lavorato anche loro, giustamente. Manca 1:30. Non voglio l'impronta di Chiara, ci devi essere no, tu. No, c'è la mia, non ti preoccupare. Sposta Chiara, ma con educazione e con oculatezza. Io... Fai l'uomo, mi raccomando, per bene, professionale, però la porta la devi chiudere tu. Non hanno depositato ancora. Soriano, non hanno depositato. Attenzione, clamoroso. Non hanno depositato. È questo il clamoroso colpo di scena del mercato. Depositato. Ad un minuto dalla fine, Soriano e San Napoli non hanno depositato. Al momento non hanno depositato. E questo è un giallo pesante, attenzione, Samp e Napoli, e questo è un problema, per quello bisogna essere qui all'Autotel, non bisogna essere al Galle, a Stazione Centrale. A 40 secondi dalla fine, Soriano, Napoli e Samp non hanno depositato il contratto di Soriano. 40 secondi alle 23, tutto in diretta su Sport Italia, canale 60, 225 di Sky, vi ricordo da domani un palinsesto straordinario, trasmissioni nuove, sempre sul pezzo, dalle 7 del mattino all'una di notte. Schelotto ha risolto il contratto con l'Inter. Pochi istanti fa un incontro tra lui e Piero Ausilio ha risolto il contratto con l'Inter, ora vedremo dove andrà. Allora Cilli, sì, andiamo ci da siamo, Cilli. Ci siamo. Lavora su Soriano, non hanno depositato Soriano. No, ma mancano 10 secondi. 10, 9, 8, vai, vai, 7, chiedi. Allontana, 6, devi chiudere la 5, Cilli. 4, 3, giurila, 2, giurila, 1, giurila, è finito il calciomercato. È finita la sessione di calciomercato. È finita. Oh, ce l'abbiamo fatta. È finita. Adesso dobbiamo vedere chi ce l'ha fatta e chi no. Clamoroso. Vediamo un po' Soriano. Clamoroso. Cilli, sei stato bravissimo. Bene, abbiamo seguito tramite Sport Italia ed il grandissimo Luca Cilli la chiusura del calciomercato, ore 23, quindi finito finalmente, Enrico, perché è un mercato lunghissimo. Andrea, Enrico, sì. Abbiamo avuto la conferma dell'ufficio stampa della Virtus Lanciano che è saltato il trasferimento di Bagadur, mentre si stava lavorando fino a qualche minuto fa per Ferrari. Non abbiamo visto se sia entrato qualche dirigente del Lanciano, in particolare il DS Leone, e abbia fatto in tempo a infilarsi per depositare eventualmente il contratto di Ferrari. A te. Alessio, ultimo collegamento con te da Lanciano. Allora, cosa puoi dirci?
possiamo dire che se arrivasse Ferrari il pacchetto offensivo diciamo che sarebbe quantomeno numericamente a posto, anche se Marilungo sarà a disposizione credo l'11 di ottobre per la trasferta di Bari, non prima di 30-40 giorni, ieri l'ha detto D'Aversa dopo l'amichevole con l'Ascoli. Ma anche il portiere, ma a questo punto inevitabilmente se non è stato fatto qualcosa al photo finish bisogna intervenire nel mercato degli svincolati e farlo subito perché domenica si va in campo a Vercelli. Grazie Alessio Giancristoforo, intanto auguri di vero cuore da parte di tutti noi e ci vedremo con te in questo studio per brindare e festeggiare. Auguri di cuore Alessio. Assolutamente, grazie. Auguri da parte di tutti noi. Allora, grazie. Avviso il collega Paolo Renzetti che si trova nella sede del Messaggero di microfonare anche Pierpaolo Marchetti, eccolo ciao, qui, buonasera a Pierpaolo, sempre sorridente, ben rivisto. Adesso ci sarà una domanda da parte dei tuoi amici, anzi fateliele subito. Tre domande buonasera. Veloci a Pierpaolo Marchetti, iniziamo da Federico De Carolis, vai Pierpaolo. Scusami, vai Federico. Dimmi chi sono gli amici perché non ho il video davanti. Adesso li sentirai, adesso li sentirai, vai Federico. Smilzo, arriviamo. Ciao Federico. Arriviamo quest'anno o no? Non lo so dove vuoi arrivare, intanto siamo arrivati alla fine del mercato che è già una cosa che mi fa un grande piacere perché più vado avanti con gli anni e più non lo sopporto il calciomercato. Ma il mercato comincia adesso per voi? Pescara mi sembra una buona squadra. Non una grande squadra come già sento dire da qualche parte, ma una buona squadra sicuramente sì. Dici questo, ciao Pierpaolo, ben rivisto, un abbraccio al pacioccone mio. Un silenzio di tomba d'altro. Sì, sì, sì. Ciao, senti, Francesco. Ciao caro, senti, ma questo lo dici per paura di sbilanciarti o perché ne sei convinto? Io ho azzardato nel dire che questa è una buona squadra con alla guida un bravo allenatore. Se uno più uno fa due. No, lo dico, credo in maniera logica, nel senso che le squadre promosse direttamente sono due. E secondo me ci sono due squadre, che sono il Cagliari e il Cesena, che sono come organico nettamente più forti degli altri. Io non so come possa riuscire la Stella a non vincere il campionato con questa squadra che ha, dicevo prima ad altri colleghi, che se riesce a non vincere il campionato gli devono dare la panchina d'oro alla rovescia ad Onoren, perché il Cagliari potrebbe vincere il campionato anche con la seconda squadra, con quella delle riserve. E il Cesena secondo me è una squadra costruita molto bene, con un bravo allenatore e con tutti i giocatori di categoria, cosa che magari il Cagliari potrebbe avere qualche giocatore anche un po' troppo importante per la categoria e comunque sarà difficile anche per loro. Dopo c'è una serie di squadre tra le quali ci può essere anche il Pescara. Il Pescara secondo me rispetto all'anno scorso è un po' meno forte, un po' meno completo sulla carta. Ha perso un capitale enorme di gol, ha perso 56 gol dalle cessioni e ha perso dei giocatori già fatti, delle certezze, ha acquistato alcuni giocatori già fatti, alcuni giocatori tra virgolette certi perché poi la certezza nel calcio non esiste e ha preso anche tanti giocatori di prospettiva. Da questo poi a capire se tutte queste promesse diventeranno dei calciatori veramente forti, ce ne passa. Io credo, mi auguro, ma ne sono convinto, che il Pescara possa avere invece un allenatore che è in grado di diventare un valore aggiunto per questa squadra. Vai Luca Pennese con Pierpaolo che è stanco e quindi dobbiamo fare in fretta anche perché siamo fuori orario un po' tutti. Luca. Pierpaolo, ti chiedo uno sforzo di memoria. Grandissimo Luca. Ciao Pierpi, poi ci sentiamo in settimana con calma. Ti chiedo uno sforzo di memoria, io stavo cercando di ricordarmi l'ultimo giocatore dal palmarès importante come Campagnaro arrivato a Pescara, perché se escludiamo i ragazzi che sono
emersi a Pescara negli ultimi anni, Verratti, Immobile, Insigne, un giocatore così importante, faccio fatica a ricordarlo. Mi è venuto in mente Carnevale, ma sono passati credo circa 20 anni o giù di lì. Tu ne vedi uno con lo stesso curriculum alle spalle? Qualcun altro che mi è sfuggito? Ma dobbiamo andare indietro ai grandi campioni stranieri, cioè ai Dunga, ai Carnevale, ai Leo Junior, come pedigree credo che insomma, i livelli siano quelli. Campagnaro è stato per anni secondo me uno dei migliori difensori della Serie A. Non so come stia adesso perché probabilmente è fermo da un po', però se sta, come dire, ancora in una condizione, non dico in grande forma, ma in una condizione decorosa, presentabile, Campagnaro è uno che in Serie B può fare la differenza. Tra l'altro al Pescara serviva come il pane un difensore veloce, perché ha una difesa tutta abbastanza lenta ed è una squadra che provando a giocare sempre in avanti, quindi accorciando in avanti, prende anche inevitabilmente qualche rischio e si lascia parecchio campo alle spalle. Un giocatore in grado di avere recuperi veloci, Campagnaro in questo è un maestro, è sicuramente una mano santa in questo momento. Tra l'altro credo che il fatto che nell'ultimo giorno di mercato il Pescara abbia cercato non due difensori qualsiasi, ma due difensori di grandissima esperienza come Zaccardo prima e come Campagnaro poi, indica chiaramente che a questa squadra mancava anche, a questa difesa mancava anche una leadership, e credo che Oddo sia andato a cercare soprattutto questo, oltre alle caratteristiche tecniche del giocatore in questo. Vai Francesco con l'ultima riflessione. Vai Francesco. Per Paolo velocemente, sono 20 anni, no di più, 30 anni che sono innamorato giornalisticamente di te. Che cosa serve? E ho sempre notato che difficilmente ti, come posso dire, ti, più che ti entusiasmi... Solo giornalisticamente? Sì, quella l'amicizia, quella è un'altra cosa, pubblicamente io dico, no, giornalisticamente, come pacioccone, come amico, come tutto. Dico, però io quello che ti chiedo è, difficilmente ti ho visto... Sono un po' deluso da questo solo giornalisticamente. Insomma, tanto sei... ti chiedo... difficilmente, o per meglio dire, più che difficilmente, non ti entusiasmi mai lasciandoti andare totalmente. Che cosa dovrà fare secondo te il Pescara per così, per ogni tanto, per darti un po' di entusiasmo, per farti vivere, che ne so, un momento di follia calcistica? Guarda, io ti prometto che tornerò a entusiasmarmi per il calcio appena andrò in pensione. Fino a che sarà un lavoro, purtroppo non ci riesco a entusiasmarmi. È più forte di me. Vabbè. Quindi invidi allora Federico De Carolis che sta qui, si gode la partita, la domenica, si diverte. E infatti vedi Federico, bello, sorridente, rilassato. Certo, ma poi Federico si è sempre divertito, devo dire. Vabbè, allora io ti aspetto, perché me ne vado qualche... No, ma in senso lato. Qualche senso giorno lato. Prima di te. Va bene, va bene. Pierpaolo, grazie, Pierpaolo. Un abbraccio, grazie ancora per il contributo. Se riesci a parlare con qualcuno al Messaggero per accelerare i tempi... ci posso provare, ora ci proviamo. Che grazie ancora, ci sono i 20 secondi, altrimenti ciao, non riusciamo sì. Ciao, Pierpaolo. A capirci. Un abbraccio a Pierpaolo, grazie a Paolo Renzetti, a Silvia Gentile per grazie. Aver girato tutta la serata, siete stati grazie, utilissimi. Un abbraccio a tutti. Grazie Paolo. Grazie a voi, linea per a te, Enrico. Il contributo notevole che ci hai dato, mi spiace che non siamo riusciti nella sede del Pescara a trovare quel che è il dirigente, ma c'era solo Sebastiani in giro e fuori Pescara, gli altri erano a Milano, comunque siete stati davvero utilissimi. Grazie ovviamente in studio a Gaetano Terio e a Maurizio Daguì, saluto Andrea Costantini in regia. Andrea, sì, finalmente solo finito il tempo mercato, di dire Enrico che per quanto riguarda Bagadur a Lanciano è stato il giocatore a far saltare la trattativa, era tutto fatto, documenti firmati, ma alla fine il giocatore non ha voluto lasciare Firenze. Ora ci stavamo informando anche su altre operazioni, ma insomma evidentemente non facciamo in tempo, rinviamo a domani al TG6 per saperne di più. Bene, grazie a tutto lo staff tecnico. Vorrei concludere con una frase, uno slogan da parte di voi tre,
uno slogan che ricorderemo per tutto il campionato. Allora Luca, iniziamo da te, così poi, che ne so, a dicembre ti dirò: Luca, tu hai detto dopo le due regine del mercato, Cagliari e Cesena, c'è il Pescara. Quindi dopo le due regine del mercato, Cagliari e Cesena, c'è il Pescara. Esatto. Registrato. Francesco. Speriamo che una delle due regine cada dal trono. L'anno scorso è successo che sono salite Carpi e Frosinone, nessuno le aveva pronosticate. Pescara saranno in tanti a pronosticarlo. Sì, ma non deve essere per forza un pronostico, può anche essere, che ne so, ho fiducia in Oddo. Ah, l'ho detto all'inizio. Uno slogan. Detto, io, vabbè, speriamo che una delle regine... Che il valore aggiunto di questo Pescara, con tutto il rispetto per i giocatori, il valore aggiunto è del Pescara è Massimo Oddo. Mettiamo sì. Così lo slogan. Sì, sì. Federico? Sì. Io spero che tra Oddo e Campagnaro il Pescara arrivi alla meta. Con Oddo e Campagnaro il Pescara arriverà alla meta. Va bene. Io vi ringrazio perché siete stati anche voi utilissimi, così come nella prima puntata dello scorso anno. Ci auguriamo di vivere un campionato con tante emozioni, certo di non soffrire fino alla fine come a Bologna, anche perché il finale non è stato dei migliori. Ringrazio tutto lo staff di TV6. Ringraziamo soprattutto voi che ci seguite in massa da casa. Lunedì prossimo inizieremo a commentare le partite, perché domenica inizia il campionato alle ore 15 con Livorno-Pescara. Grazie per averci scelto.